Qua a Fumble mi fanno delle domande scomode tipo: Claudio, ma tu hai studiato il sistema? No, non ho studiato il sistema, anche se è un sistema nuovo. E sai perché? Perché quello che state ascoltando è Fumble. E a Fumble, Fumble si va un po' alla Carlona, come si dice dalle mie parti. Non è vero, siamo tutti preparatissimi. No, allora, siamo tutti preparatissimi perché in realtà è un gioco che abbiamo già giocato, solo che non aveva le carte, aveva le schede. Era quel bellissimo gioco che si chiama Guerre Stellari. Sento audio. Quindi sono della stessa casa? Questo è Guerre Stellari? Questo e Guerre Stellari sono della stessa casa, che sono della Fantasy Flight Games, che ha fatto questo sistema da cui è nato poi il Genesis, che uscirà a fine anno anche da noi. In inglese uscirà da noi, in italiano non abbiamo idea se e quando uscirà, ma sicuramente c'è della speranza, perché per Lucca dovrebbe uscire Guerre Stellari in italiano. Bau bau. Almeno il Bau bau. Quale esce? Esce, mi sa che esce per primo solo il kit di introduzione di Force and Destiny, quello sul risveglio della forza. Io mi prenoto per fare il Jedi, ma non lo facciamo. Non ci giocheremo se non il prossimo 4 maggio. Bene. E scusa, ma è quindi esce poi il manuale, uscirà Force and Destiny probabilmente come primo manuale. Boh, è possibile, perché se buttano fuori come primo set introduttivo quello del risveglio della forza, che non è direttamente legato a Force and Destiny, ma è più legato a Force and Destiny che altro, le probabilità sono altissime. Detto questo, questa sera iniziamo a giocare a Warhammer Fantasy Roleplay, la terza edizione. Alleluia! E chi sta guardando in webcam vede che già sul tavolo... Siamo solo in tre. No, ma non è tanto quello. No, l'hanno appena detto su Facebook. Tre è il numero perfetto. Io ho scritto che i migliori. Tre è anche il numero dei nani dopo il crollo nella miniera, come cantava... Non lo so. Vabbè. E erano Aldo, Giovanni e Giacomo. C'ho troppe carte! Caos! Era esattamente quello che stavo dicendo. Come potete vedere, se ci state guardando in webcam, sul tavolo ci sono 2 milioni di cose, perché Warhammer è un incrocio. E siamo solo in due newbie. Pensa, sì, allora praticamente funziona così il gioco. Lui prende le sue, mago contro chierico, si gioca una carta a testa. È Magic. Ah, ok, sì. Gioca una carta a testa, poi puoi tappare la stance Force of Wind per prendere mana. Questo verde sono i due mana che prendi positivi, i rossi sono i punti forza oscura. Certo. Chiaramente. Quelli del master. Devo già fare un appunto ad Andrea, che ha montato sbagliato il tracker della posizione. Dall'altro lato? No, è che tutti verdi da una parte e rosso dall'altro. Ma sai che sono daltonico, però, sono giustificato. C'hai ragione. Però ho visto che questo ha una forma diversa. Perché in realtà stiamo prendendo in giro, perché non hanno colori diversi. Quindi sì. Claudio sta dicendo: sì, hanno colori diversi. E effettivamente, averli fatti rossi e verdi è un problema. Semaforo, dai. Vabbè, dai, ci penserai tu. Ma il semaforo è fisso. Questi cambiano di posizione a seconda della persona. Sopra, no? Quindi è un po' più complicato. Poi io ho tutta quella gente che ha investito, mica si può lamentare perché sei daltonico. Scusa. Comunque, le cose importanti prima di cominciare con questa avventura dei giovani minchioni, marchio registrato. Siamo i giovani minchioni. Siete i giovani minchioni. Dobbiamo essere fieri di questa cosa. Siete un po' anche i vecchi minchioni. E la faccia, ma no, questa qua è vecchia, spero. 33 commenti? Sì. No, è la 0, ok. Ho sbagliato puntata. Bravo. Sembrava strano. Va bene. Roberto, basta. Ci sono. Grazie. Le cose importanti sono: potete trovarci su fumblegdr.it e su qwerty.it. Potete andare a lasciare delle donazioni sia su FumbleGDR che su QWERTY, e potete diventare soci di QWERTY andando su qwerty.it/associati. Grazie a tutti quelli che hanno fatto le donazioni, anche a chi le ha fatte di persona venendo a Sesto San Giovanni alla Casa dei Giochi domenica. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alle partite che ho organizzato. E nel caso sappiate che eravate così tanti che mi avete fatto cacciare dal mio master al tavolo, perché mi sono seduto, lui era da solo ancora al tempo, mette le schede di Clotos, io ne prendo una, lo guardo, faccio come se gli stessi facendo un favore io, no? Io dico: ti servono giocatori, vabbè, ma un posto è libero? No, in realtà no. No, infatti mi sono quattro persone, io mi sono andato triste a guardare gli altri che giocavano mentre tu facevi la puttanella dei giochi di ruolo. Penso che ho cacciato altre persone dal tavolo perché ce n'erano troppi. Quindi sono molto contento di come è andata domenica. Ho giocato a Gattai, però. Bravissimo.
Abbiamo fatto due tavoli di gattai, domenica. Ecco, sentito il cane di cui mi parlavi che cammina al piano di sopra? Non è il piano, è il caos. È il caos che striscia. Se volete provare gattai con i pirati spaziali o feng shui con i pirati su una nave che non si può fermare tipo Speed 2, passate dalla Forgia degli Eroi martedì 19. Prossimo. Yeah. Le so tutte. Bravissimo. Perché? Abiti qui sopra, c'è credo. Per il Talk Like Pirate Day si farà una serata a tema piratesco. Arr. E io andrò con la mia maglietta piratesca, ovviamente. E si caverà un occhio apposta. One Eye arriva anche da quello. Non solo, a fine ottobre faremo una giornata, una partita speciale di Clotos live, e voi ci potete venire a ascoltare o tirare pomodori marci o entrambe le cose a Torino, e vi faremo sapere esattamente dove e quando e come e perché, ma se andate a cercare Filtri Festival, e l'indirizzo dovrebbe essere filtri.xyz. Che uomo impegnato, pensate che ha una moglie e lavora in tutto ciò, è incredibile. Pensa mo. Detto questo, i giovani minchioni, per fare un riassunto delle cose che si sono dette l'altra volta e che sono state un po' confuse, il party è così composto. Sei nani? No, ci sono due umani, un chierico e un mago. Che sono due scarabei. Due elfi. Due libellule dalle ali a punta. Un ranger e un marinaio. E un nano. Un castoro. Va bene. Il sogno di morte. Una bella cioccolata. Birraio, che è il possessore della taverna e di tutti i soldi del gruppo, perché è l'unico che effettivamente non ha un lavoro. Non c'è stasera, è una prima sessione, quindi alquanto preoccupati. No, infatti la prima sessione si apre con voi che arrivate come ogni mattina alla taverna, dove dovreste lavorare, in teoria, e sulla porta è affisso con un bel pugnale di quelli di quarta, quinta categoria. Sì, sì. Il tasso di mortalità in questa città? Medio. Rispetto al resto dell'impero, basso. Allora, io, comunque, se c'è un se ecco, c'è un giro, io mi pago il vitto e l'alloggio di solito facendo i riti. Vabbè, quello per forza. Perché sei un chierico di Mor, che è il dio dei morti e dei sogni. Sì. Io invece scrocco un posto da dormire all'Accademia dei Maghi, a cui sono regolarmente iscritto, e mi do da fare per pagare la retta aiutandolo in... aiutandolo alla locanda. Fai il gigolò. Abbiamo capito. Il gigolò, il valletto, quello che è. Scaldo la minestra. Anche. Tu ti chiami? Mi chiamo Ral. Facilissimo. Me lo devo segnare, perché ti conosco. Come dicevo, Alarico. Un nome è una garanzia. Alla porta della locanda dove lavorate. Ti segno su Insanity, va bene? Bene. È stato affisso un foglio, un bigliettino praticamente, con un pugnale di quarta categoria. La scrittura è chiaramente quella del nano. E leggendo il biglietto c'è scritto: sono andato con i due elfi a recuperare del brandy. Mentre non ci sono, tenete in piedi la baracca e per favore non bruciate niente. PS, controllate in cantina perché mi sa che ci sono i topi. Tolgo il pugnale. Con questo forse ci potremmo pagare. Il cibo. È stato il pagamento che ci ha dato. Un po' oscure le sue parole, sì. Sono sicuro che troveremo da mangiare in locanda, che avremo... in caso dovesse andare male, non ti preoccupare. E gli faccio il gesto. Il segno di morte davanti alla faccia. Un piccolo passo indietro. Com'è il segno di morte? È tipo con le tre dita così sulla fronte. Esatto, perché è come quando chiudi gli occhi ai morti. Esatto. Ci sta. Mi domando come mai un uomo come te lavori qua in questa taverna. Beh, in questo villaggio tutti hanno bisogno. Villaggio è Altdorf, una delle città più grosse dell'impero, però vabbè. Tutto il villaggio dinanzi al posto infinito di Mor. Non perdiamo tempo in chiacchiere, il lavoro ci chiama. Cosa? E voglio tenermelo bene questo posto, quindi vediamo di non fare cazzate. Non ho capito cosa dobbiamo fare, amico Ral. Controlliamo che tutto vada bene. Beh, mi sembra sia tutto a posto, è chiusa. Apro. Perché adesso potrebbe non essere più a posto, compagno Ral? Dobbiamo occuparci noi della taverna, controlliamo che sia tutto a posto. Oh, seguirò le tue indicazioni. Aprite la taverna e la taverna è come l'avete lasciata il giorno prima, per cui è ancora abbastanza Scusa, descrizione.
sai la classica persona che non degneresti di uno sguardo perché non è appariscente, la spia perfetta, diciamo. Però in realtà lui è appariscente per altri motivi. È magrissimo, ma vicino a quasi l'anoressia. Vestito con i peggio stracci, perché l'unica cosa che gli interessa è i sogni, e spesso gli devi ripetere le cose, perché c'ha sempre lo sguardo molto sognante, e a volte quando ti parla lui ti fissa negli occhi ma non ti sta ascoltando perché si sta facendo i suoi viaggi. Io invece somiglio molto, tutti voi conoscete Game of Thrones, a Tormund, solo che sono un pochino più magro di Tormund. E sei un mago. E sono un mago, sì. Beh, un mago, più uno stregone del fuoco nella mia concezione. La taverna è una taverna abbastanza grossa, essendo una taverna gestita da un nano, è comunque una taverna di una certa reputazione. Ricordiamo che i nani nell'impero sono sempre ben visti. Ma quanta gente lavora in questa taverna oltre noi? I due elfi e il nano. Ah, domanda. Siamo solo noi oggi a occuparci della taverna, sì. Quindi ci aspetta un lavoro massacrante. Assolutamente sì. Il focus con cui si inizia, ce l'hai sempre o solo in combattimento? Il focus che è il pari alla tua statistica. Ah no, tu hai diciamo i punti magia. Ce li ho già. Ce li hai base alla tua caratteristica sempre, perché tu ogni turno ne recuperi uno. E cosa si usa? Questi. Willpower. Tutti due abbiamo 5, che è la nostra caratteristica principale. No, io la mia fellowship. Ok. No, willpower è comunque la caratteristica dei punti che hai. Fellowship è per castare. Ah, ok. Come per me l'intelligenza è per castare e io 5 invece perché ne ho messi 5. Anche per me sono uguali i token comunque. Sì, i token sono gli stessi triangolari per tutti e vengono usati per qualunque cosa. Sono il token generico. Sono identiche le regole della magia divina da quella arcana. Ok. Praticamente. Come è giusto che sia, perché in realtà non c'è nessuna differenza. Che ore sono in questo momento? È pomeriggio. La taverna è una di quelle taverne che è più serale, notturna che un bar dove andare a bere qualcosa al mattino. Ho fatto un sogno ieri, compagno Aral. Compagno, delle voci, collega al massimo. Non so se era Mor, ma delle voci nella mia testa mi hanno detto che non so perché, forse c'è qualche simbolismo, vorrebbero vedere questa locanda bruciare. Beh, mi auguro per te che sia solo un sogno. Ora pensiamo alle cose importanti. Chissà. Io vado a dare un'occhiata di sotto, che nel messaggio c'era scritto che c'erano dei topi. Tu dai una ripulita. Tornerò ad aiutarti a ripulire. Intanto vado a dare un'occhiata sotto e recupero qualche fusto. Non ti affliggere, le tue scelte sono sicuramente giuste, perché tutto quello che fai porta infine a Mor. Va bene. Ci vediamo dopo, vado. Scendi al piano di sotto e al piano di sopra inizia ad entrare gente. Alcuni sono degli abitué del posto. Benvenuti. Ah! Ala. Posso chiamarti Alvero? I nomi non sono niente, puoi chiamarmi come meglio desideri. Sei da solo oggi? No. Ah, per fortuna. Allora, sì, grande fortuna. Aspetterò che qualcuno arrivi a prendere il mio ordine. No, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, non ho fretta. Non ho fretta. Aspetta, chi c'è con te? Mor, sempre con me. Andiamo bene. Il nano non c'è. No, forse intendi compagni. Sì. Compagno Ral si trova qui. È di sotto a cercare. Non ho capito se iniziare a dare fuoco alla locanda o bruciare dei topi, qualcosa del genere. Nel caso vogliate dare fuoco alla locanda, avvisami prima. Ho la tendenza a essere allergico alle fiamme. Non hai detto di aspettare? Sì, ma non nel caso diate fuoco alla taverna. È questo il tuo ordine? È un po' strano, non credo possiamo servirlo. Una birra, per favore. Certo, arrivo subito. Vado a prendere. Tu scendi, di sotto ci sono effettivamente svariati bariloni di birra e alcuni di liquori un po' più pregiati. E il pavimento è stato ricoperto praticamente di trappole di topi. Vedi che ci sono infatti escrementi di topo qua e là che punteggiano il pavimento. Alcuni topi sono stati presi nelle trappole e stanno lì ad aspettare che qualcuno li butti. Sì, li prendo, li butto senza badare troppo a... E fai anche un tiro di osservazione.
Per fare un tiro di osservazione, come nel vecchio Guerre Stellari, che in realtà è più nuovo di questo gioco, tiri la tua intelligenza, perché osservazione va sull'intelligenza. Quindi devo tirare i dadi di che colore? I dadi blu. Che sono questi, 1, 2, 3, 4, 5. Intelligenza, okay. Siamo messi bene. E ci sì, devi aggiungere, hai osservazioni, hai dei pallini di osservazione? No, uno sì. Per tirare i dadi delle skill, aggiungi, se non ricordo male, i dadi bianchi. I dadi bianchi sono i dadi fortuna e dovrebbero essere quelli che aggiungi anche per le skill. Tu tira, poi si corregge un post-produzione. La difficoltà in questo caso è 1. Quindi tiri un dado viola. Tira e un la dado Madonna. Viola. Beh, devi tirare anche un tira un dado viola. Questo? Sì. Hop. Oh. Allora, i simboli. Allora, queste accette sono successo. Sono martelli da guerra, perché questo gioco si chiama Warhammer. Ok. Quindi i martelli da guerra sono i fallimenti. No, i martelli sono i successi. Le spade incrociate sono le sfide e cancellano i successi, quindi un successo in meno. Quindi solo 2. Ah, che bravi, guarda quanto sono pedagogici. Non ci sono i fallimenti, ci sono le sfide. Ci sono le sfide. L'aquila invece? L'aquila sono i boon, cioè sono dei vantaggi. Sono cose in più che possono succedere, o se magari stai usando delle azioni particolari. La maggior parte delle carte ti dice: se fai X martelli, l'effetto è questo. Per ogni aquila aggiungi un dado nero al nemico, cose così. In questo caso, dato che era un'azione abbastanza semplice, pur parlé, ti accorgi che i ratti vengono tutti più o meno da una dalla stessa direzione. Deve esserci una tana di topi da qualche parte. Guardo verso, cioè, guardo in quella direzione. Guardo più attentamente, mi avvicino, mi sporgo un attimo. Vedi che alcuni, la maggior parte, sembrano provenire da dietro uno di questi bariloni di birra. Beh, sposto il barilone. Quanto hai di forza? 2. Ok, allora tira 2 dadi blu. E la difficoltà, dato che è estremamente pesante, è 2 viola. 2 viola. Devi tirare insieme. Ok, 1 e 1, 2. Teschio, teschio. Allora, teschio, teschio sono i bane e quindi sono le sfighe, gli svantaggi. Le sfighe giganti. No, gli svantaggi in generale. Uno, un teschio cancella un'aquila. Quindi in questo caso il tuo risultato è un successo e una sfiga. Quindi dietro ci sono 2 scaven veggenti grigi. No, è una sola sfiga. Non è la stella del caos. Inizia a spostare il barilone. È estremamente pesante, quindi in questo caso ti becchi un punto di fatica, che sono questi. Ok, che come funziona? Si rigenera comunque dopo un tot, no? Sì, devi usando riposare abilità. O riposando appunto usando abilità particolari. Va bene, allora mi rendo conto che non riesco a farlo. No, lo sposti un pochino, è solo molto faticoso da spostare. Va bene, guardo dietro, riesco a spostare un attimo. Io nel frattempo vedo, mi faccio tiri da solo come storino, perché qua con questo PG sarà per forza così. Perché faccio una prova di willpower. Sì, gli porto la birra. Se no mi perdevo a contare le macchie nei bicchieri. Non hai tirato la difficoltà, però. Giusto? È più difficile, secondo me. Beh, birra, per si birra nel mentre. Una stella del caos. Che sarebbe fallimento critico? Sì. Ok, allora mi sono messo a contare le macchie nei bicchieri sporchi, cercando un pattern che possa ricondurre alla gloria di Mor. Perfetto. Per un attimo stavi dicendo Mordigia, vero? No. Strano. Però pensavo è facile perché Mor è Mordigia. No, Mordigia è un cane bastardo. Mor è un grande. Chi è Mordigia? Quello che c'è la moglie puttana. Vabbè, do un'occhiata dietro. Dando un'occhiata dietro vedi che il barile nasconde praticamente un buco. È abbastanza grosso, non abbastanza per un elfo o un umano da passarci tranquillamente. Però magari dei bambini che si possano infilare nella notte nella locanda per derubare il taverniere ci potrebbero passare. Sai che nelle città abbastanza grosse ci sono gilde di ladri che addestrano i bambini a infilarsi dove loro non riescono ad arrivare e li mandano a rubare in posti a cui loro non possono accedere. C'è qualcosa che potrei mettere davanti per bloccare questo buco?
Beh, potresti prendere delle assi di legno, metterti lì e lo faccio, inchiodare lo le faccio, assi. Se è abbastanza presto, non è un orario in cui sì, avete potrebbero appena essere aperto. Tanti avventori, lo faccio. Avete appena aperto, quindi potrebbe essere il momento ancora giusto per farlo. Ti metti una roba veloce, mi metto con una, due assi. Sì, non giusto, deve per essere, impedire... giusto per impedire che i topi entrino, ce ne occuperemo in un altro momento. Ti metti lì, martelli un po', chiudi il buco, torni di sopra. Con il cibo, cioè con magari un qualcosa da portare su che può servire. Vedi che al tavolo c'è una persona, un tipico avventore della taverna, un abitué, si chiama Sophos. È seduto in un angolo e sta guardando Alarico mettendosi le mani nei capelli, perché Alarico sta contando le macchie sui bicchieri. E come gli hai visto fare tante volte, è perso nel suo mondo, pensando che Morra gli stia parlando in quel momento. Allora, io avvicino a lui. Quando ti vede, ti fa RAL! Ciao Sophos. Per favore, volevo solo una birra. Non pensavo ci fosse Alarico oggi a servire. Ci penso l'avessi io, saputo io. Non sarei venuto. Pensa che sono da solo con lui oggi. Pensa a me. Arrivo. Grazie. Chiara o scura, Sophos? Ah, a questo punto non mi importa nemmeno più, basta che sia da bere. Vado a prendere una birra. Alarico, siamo qui per lavorare. Siamo da soli. Oh, compagno Ral. Cerca di renderti utile. Buongiorno a te, ci siamo già salutati. Vuoi anche tu qualcosa da bere? C'era il signore che voleva da bere. Sì, arrivo subito. Io ho fatto come in tempo si chiamava a montare... lui? Sophos. Mastro Sophos. Io ho fatto in tempo a montare delle assi sotto. Sei stato velocissimo. Sei tu che sei molto lento. Può darsi. Non parlate male di Fukezuna nelle voci della testa. Sono i miei sogni, parlo male di chi voglio. Niente, li porto la birra. Mentre gli porti la birra, vedi che un altro paio di persone entrano nella locanda e mano a mano che la serata avanza, la locanda si riempie. Io qualcuno tenere... lo servo. Ok. Tipo uno su 10, però. No, su 10 tipo un paio. Ok. Beh, io mi do da fare più che posso. Sei come gli ovetti Kinder, una sorpresa su 5. Sì, però li servo molto bene. Perché ho 5 di fellowship. Quindi poi li intrattengo un attimo. Quelli che non conosci sono morte. Contentissimi. Sì. La serata avanza e effettivamente passano un bel po' di persone. Alla fine la locanda tiene una ventina di persone, però queste vanno e vengono, quindi girano una sessantina di persone in tutto durante la serata barra notte. Prendo un bicchiere, lo spacco sul bancone e senti la voce del nano da lontano che ti dice questo e lo metto sul tuo conto. Lo spacco sul bancone, guardo tutti con un sorriso gioviale, faccio ultimo giro. A che ora chiude normalmente la locanda? Le 2 di notte. E sono le? Sa poco più di fa. Sì, l'una è mezza. Non abbiamo la campana. Non faccio niente. La campana era lì di fianco. Non l'ho vista. Beh, mi continuo a dare da fare fino alla chiusura. Si è sporcato e inizia a pulire i cocci. Vi date da fare, alla fine tra tutto la locanda accumula 3 monete d'argento. Che qualcuno se le segni. Che non sono neanche nostre. Io non le segno. No, lo sono in teoria del nano, però no, segnale tu. Se tornate e non avete neanche una moneta. No, perché tu sai che le volte che io ho avuto soldi in mano, tipo camminavo per strada andando a prendere da mangiare moneta, e li donavo ai poveracci in giro. Che tra l'altro sono più di quanti soldi abbiamo avuto in tutta la mia vita, tra la gente. Sì. Hai tipo 250 volte le monete che ho io. Come se avessi tipo 10.000 euro in tasca in questo no, momento. No, è come se avessi 10 o 50 euro in tasca e tu di solito ce ne hai 20 centesimi, 30 centesimi. Guarda che mica hai riposato, eh. Ce l'hai ancora quel punto. Ah, no, pensavo che... Hai lavorato tutta la notte, non hai riposato. Va bene, allora... Continuate a lavorare finché... Aspetta, io quando lui lo vedo alla fine serata... Sono stravolta, mi avvicino, gli appoggio la mano sulla spalla. Cioè, Mor il misericordioso, Mor il grande, Mor vuole solo il bene di tutti. Perché ogni momento che viene vissuto è un sacrificio a Mor, quando poi tutti andremo da lui. E gli lancio, provo a lanciare Blessing of Health. Ok, come funziona? Costa 2 favor. Quindi prima devi fare Curry Favor. Curry favor mi sa per che richiedere è... il favore. Mi sa che quello è per pompare. È per avere i punti da spendere. Ma mi sa che lui li ha normalmente. Non so se è come il mago. Mi sa che lui. No, curry favor è per pregarli come azione e averli. No, mi sa in che più. Lui ha
per recuperarli, perché sennò ne recuperi uno al round. Come il suo willpower. Sì, ce ne ho 4. Base. Però vabbè, quello lì era il coso. Invocation Fell. Quindi Fellowship, io ho 5. Sono 5 dadi blu. In più, tappo questa giusto per vedere e mi prendo 2 bianchi. Quando faccio un check di Fellowship. Ok. E le invocazioni per i check di Blessing minori mi danno un bianco in più. Mm-hmm. Poi che altro? È solo Fellowship, no? Quindi se pure sarebbe senza altro. Altre aggiunte. E Initiate cos'è che mi dava? Ah, era quello che mi dà il bonus in più. Quello di Mor è quello del rito. Willpower check, no? Ok, vado così. E difficoltà? Boh. La difficoltà è scritta sulla carta. Un rosso. Questo, no? Sì, è un viola. È un viola? Sì, i dadi rossi e verdi sono i quadrati. Dadi delle vostre stance. Non ci sono sulle carte. Ok. Perché dipendono solo dalla vostra stance. Andiamo. Attenzione, mica tanto. Mi sa che non ce l'ho fatta. Hai fatto un fallimento. Un fallimento e 4 vantaggi. Allora, con un fallimento non succede niente qui, però con i vantaggi posso... Ah, perché di base cura 2 stress. Ah, cura 2 stress? No, allora un successo cura 2 stress o 2 fatica. I 2 vantaggi puoi prenderli tutti e 2. Quindi in teoria niente. Non hai curato niente. No. Ti ringrazio, mi sento già meglio. Sono molto contento di questo, compagno Ral. Ora... Grazie. Prego, prego, grazie a te. Ora chiudiamo, ci occuperemo di... C'eravamo trovato un buco sotto. Oh certo, ho già preparato. Il foglio di pergamena con scritto chiuso, vado fuori e con il pugnale lo attacco sulla porta della locanda. Ok. Dai, ora sbaracchiamo tutto. Domani mattina... Quando tornerà il nano? Penso che potrebbe arrabbiarsi. Non l'ha scritto quando tornava, ha detto che era andato a prendere il brandy con i 2 elfi, quindi boh, potrebbe essere andato al villaggio vicino, come potrebbe essere lungo uno dei fiumi che collegano Altdorf a Kislev e chissà quando. Ti vedo torna. Preoccupato. Sono un po' stanco, sai, eravamo in 2. Non ho niente contro di te, però... Sei un po' nel tuo mondo, diciamo. E lavorare da solo grazie. Con te è difficile. Quindi sono un po' stanco, ho bisogno di riposare. Ci sarà sempre tempo di riposare. Ma questo forse per un riposo breve. Sì. L'Eterno può attendere. Un riposo breve, esatto. Adesso, insomma, chiudiamo, sistemiamo un attimo e domani mattina mi piacerebbe tornare qua perché c'è un buco sotto nella taverna. Vieni, ti faccio vedere. Lo accompagno giù. Lo accompagni giù, vedi che effettivamente lui ha spostato, facendo un bel po' di fatica probabilmente, uno dei bariloni di birra del nano e dietro ha inchiodato un paio d'assi a chiudere un buco che saranno 40 cm d'altezza. Non è... 40 cm d'altezza? Non ci passa una persona? Non ci passa una persona, però magari qualche bambino piccolo. Topi grandi! Forse dovremmo chiudere questo buco in qualche modo, meglio domani. Non lo so, magari preparare qualche trappola, trovare qualcosa da utilizzare in modo che i topi possano uscire, mangino quel cibo e muoiano. Vuoi tappare l'imboccatura o coprirla come hai fatto con delle assi o qualcosa del genere? Non so, vediamo come si mette domani mattina. Perché sennò conosco un carpentiere che è in cerca di lavoro, che è molto bravo. Beh, non assumiamoci responsabilità, non è la nostra locanda, dopo tutto. Sarà il nano a decidere come amministrare i soldi. Lo sai com'è quello, è sempre attaccato ai soldi. Se poi spendiamo parte dei suoi soldi per riparare questo buco, poi potrebbe succedere che ce li toglie. Potrebbe anche darci la colpa del buco. Potrebbe anche darci la colpa del buco. Quindi lasciamolo così per il momento. Vedremo domani mattina. Mi fiderò del tuo giudizio. Ti ringrazio. Ora andiamo a dormire, dai. Finiamo di sistemare tutto e andiamo a dormire. Io ho visto che non sono stanchissimo perché ho fatto molto poco. Vado a fare un po' di simil tai chi fuori dalla locanda, okay. In mezzo alla strada, per un'oretta e poi vado a dormire. E niente, io vado a dormire. Dove dormo normalmente? Hai detto che dormi alla torre. Vado alla torre. Quindi? Ho la chiave presume... della torre, perché sono un newb apprendista, ho una chiave, quella della torre, e vado là. Una bella chiave di ottone, bella pesante e bella evidente. Bella vista sul tuo collo. Di cui ne vado molto fiero. No, sulla mia cintura. Sulla tua cintura.
Tu dopo aver fatto Tai Chi vai a dormire anche tu. Dov'è che andavo io? In locanda, mi Hai sa. detto che ti Ah sì, facevi. vabbè, vitto e alloggio per i rituali, sì, quindi magari sono a casa di qualcuno, che gli ho appena dato O l'estremunzione al al cimitero. noto. Preferisco andare di casa in casa, Va bene. vivere della Mi benevolenza della piace. Un gente. nomade. Un nomade. E tra l'altro pesa, perché ovviamente lui dice: grazie che hai fatto l'estremunzione al nostro nonno, come possiamo ripagarti? Quanto vuoi? No, mi basta un paio di notti a casa vostra. Ah, va bene. Com'è un Mica che puoi dire non culo. sacerdote di Mor Nomo, non ti facciamo venire a dormire a casa nostra. Allora, riposate. Tu nella notte hai un sogno, ovviamente. Chiaramente, nel Non senso, avevo dubbi. ce ne ho tantissimi, di cui la Non maggior parte non avevo sono di dubbi. Mor. Senti il rumore di qualche cosa che viene inchiodato alla porta. Probabilmente è il nano che ha lasciato un altro messaggio. E senti solo il rumore. Da Ci lontano chiamano! vedi la porta, l'unica cosa nel buio più completo, Un ingresso! è la porta della locanda, illuminata con un fascio di luce, che mentre ti avvicini si apre. E oltre la porta L'ingresso si spalanca! vedi due occhi Parlo nel rossi sonno. che ti fissano, No! sbarbellano un attimo e poi No! scompaiono. E mi sveglio. Tutto sudato. Faccio il segno di Mor. Ti risvegli. Non è stata una notte piacevole, ma spesso Morti manda dei sogni non piacevoli per tenerti un po' attivo, un po' sveglio. Vado a battere violentemente alla porta di... No, alla porta, Sono la va torre della giusto, magia. vado alla torre. Vai alla torre, c'è Lascio il anche pugnale che ho scritto chiuso. sulla casa di Sulla casa di qualcuno. qualcuno. No, Ti rechi alla torre, che è una delle poche torri Affannato. che non si prendono la premura di nascondersi. Molte torri sono difficili da trovare perché gli adepti devono faticare per trovarla ed è una cosa che solo pochi eletti possono dire. Io ho Questa trovato la è quella di torre. fighetti. Questa invece sono Meno quelli che se la illusi. menano perché sono i maghi da guerra e quindi tutti vogliono diventare un mago da guerra. Quando arrivi davanti alla torre, il mago incaricato di fare la guardia. Buongiorno, compagno Ral, si trova qui. Mor mi è apparso in sogno. Occhi rossi, rossi come il sangue. Il Sì. caos nella locanda. Il caos. Attento alle parole che usi. Potresti Ho sentito la sua presenza. attirare delle attenzioni non volute da qualche cacciatore di streghe. Sì, dove sono? Potrebbero aiutarci. Sono sicuro che se il caos è in qualche taverna di questa città, i cacciatori di streghe già lo sappiano. Non è possibile, loro non sognano Mor, ma comunque avranno i loro segni. Compagno Ral, devo parlare con lui. Non è ancora uscito dalle sue stanze. Compagno Ral, devo parlare con lui. E aspetterai qui finché il compagno Ral non deciderà che il suo tempo vale la pena di essere speso con te. Non potete chiamarlo? Nessuno chiama un mago dell'ordine splendente, se non l'imperatore. Neanche per parlarci? Non se È lui una ha pratica chiesto. alquanto strana. Non è assolutamente strana, è che nessuno è degno del tempo di un mago splendente. Ma stiamo parlando della stessa persona? E Il mio compito è restare qui, il suo compito è essere un iniziato. se uno deve mandare un messaggio? Lo manderà a noi quando lui riterrà il caso di chiedere se ci sono messaggi. Oh certo, posso lasciare un messaggio quindi? Il primo messaggio che mi è arrivato, Assolutamente sì. immagino. Non sono Sì. abituato a chiedere. Compagno Ral, alla locanda, immediatamente Mor ha bisogno di noi. Glielo riferiremo, se lo riterrà necessario. Possa Mor dare velocità al tuo messaggio. Gli faccio il segno di Mor. Possa l'imperatore avere pietà di chi avrà a parlare con te. Buona giornata. Gloria all'imperatore. E me ne allontano verso la locanda. Abbiamo disadattato il gruppo. Solo uno? Non ho conosciuto gli altri. La compagnia dei giovani minchioni? Io sono molto rispettato. Non Credo. rispettabile, No. forse rispettato, ma non rispettabile.
Tu quando vuoi. Ma io mi alzo la mattina con calma e vado in locanda. Non siamo un ordine che Io studia sono molto, noi. seduto davanti alla locanda, non l'ho aperta. No, non sei seduto davanti alla locanda, perché quando arrivi davanti alla locanda, c'è un sacco di gente davanti alla locanda che ti impedisce di vedere anche solo la porta della locanda. Senti Mi metto dietro, faccio per guardare tipo concerto, che stanno mormorando un sacco di no? persone, Provo a uno ascoltare. sta. Fai una prova di osservazione, perché non c'è ascoltare. È osservazione in generale. Beh, non posso provare, non c'è tipo qualcosa per tipo Beh, si usa raccogliere l'intelligenza. informazioni, il chiacchierare, quelle cose sul carisma. Invece magari solo origliare, parlo, cosa è successo? Puoi Quindi fare una io prova di carisma se non ci aggiungi cose delle skill perché non ne hai una adatta. C'ho, no, perché Guile, ce l'hai? intuisce. Questo No. finalmente lo posso rimuovere. C'ho charm però. No, servirebbe No. Guile. Ok, quindi tiro solo questo. Difficoltà? Difficoltà solo uno nero, in realtà. Perché avendo tu una mente che fa fatica a concentrarsi su una sola cosa, con milioni di persone che parlano, ti perdi un attimo via. Ci Un successo e un vantaggio. metti un po' a capire che cosa sta succedendo, perché non riesci proprio a vedere nulla. Le persone sono parecchie e occupano praticamente tutta la strada. Però Ma quante senti saranno? almeno un centinaio. È la Madosca. E tra le varie cose che riesci a sentire, a parte io l'ho visto una volta quel tizio al mercato, o cose di questo genere, la cosa che ti colpisce di più è chissà quanto gli ha fatto male essere inchiodato. Ti fai un attimo spazio tra la gente, cercando di alzarti sulla punta dei piedi, e vedi che inchiodato sulla porta della taverna c'è una persona. Chi? Un tizio che non hai Mai mai visto visto. neanche in città? Poi magari in città l'hai visto. Tira un dado bianco e basta. L'hai intravisto, Intravisto. però non È un sapresti. turista, cioè non è un abitué della città. È un abitante Almeno della sicuramente della zona. città, da come si comportava, andava in giro tranquillo. Non è sicuramente un abitué di questa zona della città. Scusate, permesso. Vedi che si girano a guardarti. Ah, Alarico! Mi viene da Eh sì, chiamarti viene, chiamate Arik. Alarico! Alarico! Il nano non l'hai ancora visto, vero? Non c'è. Perché sarai infuriato. Oh sì, ma prima... Scusate, mi avvicino al Ti tizio. fanno spazio. E c'è un tizio inchiodato sulla porta. È stato completamente denudato. Sul petto gli sono state incisi. È stato inciso un numero. In numeri antichi, quindi numeri romani. Numero 3. Provo a fare una prova di first E aid. l'ultima cosa, poi fai la prova. Per capire. La sua testa è stata ricoperta di oro fuso. Viserys. No. Cos'è che è int più se c'ho il pallino, cosa vuol Se dire? c'è il pallino, mi sono sbagliato, prima non era un dado bianco ma un dado giallo. Ok. Che sono delle skill. I dadi bianchi sono di fortuna. Difficoltà? La First difficoltà è aid. per capire che cosa gli è Cause della morte, successo. se è stato torturato prima e ammazzato dopo, La quale... difficoltà è 1 e più aggiungici un nero Ok. perché lì da qualche ora e non sei sicuro di cosa sia successo nel frattempo. Niente. No. No, in realtà due successi e due E due sfighe. svantaggi. Allora, Il messaggio del nano è dietro la schiena del tizio. No, vedi che il pugnale è gettato a terra ed è sporco di sangue. Ti sembra che sia Finale con stato. l'arrugginito con cui abbiamo Sì, attaccato il ti coso. sembra che sia stato usato per incidere il numero sul petto della persona. Le cause della morte sono precedenti a quando gli è stato inciso il numero Ok. sul petto. Non ti sembra che sia stato torturato, ma che sia morto praticamente sul colpo a causa Più o meno della. ora. Ok. Sarà qua da un paio d'ore, forse tre. Gli faccio il segno di Mor. E È comunque morto. uso gli ultimi riti di Mor. È Guadagno comunque un morto a favore. causa dell'oro bollente sulla testa.
Quindi guadagno un favor, perché gli faccio, gli do l'estrema unzione. Ora è con Mor, non soffrirà più. E tutti si fanno il simbolo di Mor. Qua di solito cosa c'è? La guardia cittadina? Sì. Che fa la... Ci sono anche le guardie in questo momento, sì. Sì, vedi che le guardie però non sanno ancora cosa fare, stanno evidentemente aspettando qualcuno. Per piacere, mi rivolgo alla gente, voi, compagni della mia stessa città, qualcuno di voi può aiutare a far pervenire un messaggio a compagno Ral, alla torre? Tutto questo era forse stato visto, forse poteva essere impedito. Fai un tiro di charme adesso. I'm sexy and I know it. La difficoltà è zero. E inizia a fare proprio tipo tu, Francis, quando la tua famiglia era, so che tu conoscevi qualcuno alla torre. Che cos'era? Difficoltà, scusa? Zero. Beh, buono. Cosa vuol dire il più? Il più vuol dire che conta due. Come successo e puoi tirare un altro dado dello stesso tipo per vedere se si aggiunge. Figa, super successo. Quattro successi e due vantaggi. E due mega successi. Ah, sì, sì, io posso andare alla torre, sono... Uno dei maniscalchi dei loro cavalli, mi faranno sicuramente entrare. Se potete fargli giungere questo messaggio di quello che è successo qui. Ah, sì, sì, assolutamente. Corro subito e vedi che parte. Grazie. Grazie a tutti. Se adesso potete aiutare l'ordine cittadino. Inizio. Tanto le guardie vedi che stanno tenendo abbastanza lontane le persone. Hanno lasciato avvicinare te perché sanno che sei uno dei lavoratori alla locanda. E iniziano però ad avvicinarsi e chiederti, ma... Il proprietario? Il proprietario è in missione di affari. Uomo impegnato è lui. Avremo delle domande da farvi a voi e a chiunque abbia lavorato qui ieri insieme a voi. Con chi eravate ieri? Compagno Ral era con me. È la persona che avete mandato a chiamare? Sì, alla Torre del Mago. Lui si trova lì e aspira a diventare un mago da guerra. Avremo... È molto competente, molto capace. Ci potrà aiutare sicuramente. Innanzitutto, ora che siete qui, possiamo togliere il cadavere dalla... Oh, certo, il vostro lavoro. Il mio è già stato fatto. Quindi si mettono lì, i chiodi sono piantati ben Li dentro. Li conosco entrambi? Una delle guardie sì, l'altra guardia no, non è... È vicino all'altra guardia. Faccio... Non ci conosciamo. Io sono Larico, di Mor Postulante. Piacere di conoscervi. Piacere, è purtroppo una brutta occasione per incontrare qualcuno di così degno di attenzione. Dove? Mi dispiace non poter spendere più parole con voi. No, il vostro lavoro è importante. Grazie a voi tutta la città si sente salva. Vedi che staccano un parecchia fatica uno dei due chiodi. A parecchia fatica. Stia attento, anche il secondo. C'è il sangue li potrebbe macchiare. In cui metto tipo lo schizzo per cartottone. Tu quanto favor hai in questo momento? 5, perché quanto hai il power? 4. Quindi ne hai uno in eccesso. Puoi quindi lo perdo. O perderlo o fare un tiro di willpower e beccarti o delle ferite o dello stress. Il mattino no, lo perdo, era solo per fare il rito. Staccano il cadavere. Hanno fatto venire un cerusico con la barella in modo da portarlo verso il cimitero. Io aiuto come posso. E tra la gente vedi che si avvicina un tizio, parla sottovoce con una delle guardie, che guarda il cerusico, gli dice di lasciare la barella. Il cerusico lo guarda un attimo, non sicuro di quello che sta succedendo. Poi guarda il tizio di fianco e dice, boh, vabbè. Abbandona lì il corpo. Io mi avvicino allora. Al corpo o al tizio? Al tizio. C'è qualche problema? No, no, è semplicemente che questo corpo non ha bisogno di essere portato al cimitero. Ci penseranno i suoi compagni. Oh, mi sembra una cosa buona. È bello trovare compagni del genere.
Chissà quando arriverà il mio. Il tizio che è venuto a parlare è vestito con delle vesti decisamente vistose e ricche. Potrebbe essere un mercante o un inquisitore. Qualche nobile. No, gli inquisitori in genere sono molto più alla mano perché viaggiano così tanto da non potersi permettere certe ricchezze. Spesso sono vestiti con vestiti da viaggio più che con vestiti nobiliari. Che bella notizia. Dopo un po', anche tu arrivi verso la locanda e vedi che c'è una marea di gente che se ne sta andando dalla zona della locanda. Le hai richiesti i messaggi o ti ha contattato il tizio? Lo decide il master. Ti ha contattato il tizio che è quindi venuto quando richiedi il messaggio. Quindi quando chiedi i messaggi sentirai il tizio e ti dice... Ho il fiatone perché ho fatto di corsa perché ero curioso. Pagnoral! Cos'è successo? Cos'è successo? Il corpo è ancora lì. Il corpo è ancora lì perché il tizio che è venuto, quello con le vesti riccamente decorate, lo sta... Io gli faccio velocemente un recap, proprio in disparte. Si trovava sulla porta con il petto è morto per l'oro in testa. Qualcosa ieri notte ho fatto un sogno, due occhi rossi nella locanda, una luce sull'ingresso, qualcosa sarebbe accaduto. Io lo sapevo, forse potevamo impedirlo, ma i messaggi sono così difficili da farti arrivare. Parlo un po' così e poi vediamo. Dammi un secondo. Mi avvicino. Ok, fai un tiro di Magical Sight. Okay, tu che ce l'hai, sei un mago. Attenzione! 5 blu e un giallo. E due gialli, no? Perché ho la X. Un giallo. Se hai la X. Però se fai il più, ne tiri due. Però sono tre successi e un vantaggio. Allora, quando ti avvicini, anche senza concentrarti anche senza concentrarti eccessivamente, capisci che la persona che è davanti a te, quella vestita molto riccamente, è un mago molto dotato. Percepisci proprio i venti della magia girare intorno a lui. Ma cioè, diciamo le figure comunque dei maghi importanti di Aldorf, il mio personaggio le conoscerà anche delle altre scuole, no? Sì, è un Education, mago dorato questo, no? Quindi è un alchimista. Cos'è l'education? Okay. Education è conoscenze accademiche. Che però io non ho ovviamente da mago del fuoco. Non ce l'hai? Non me la sono presa. Ah, ok. Ci sta chiamando. È uno dei maghi dorati di più alto livello di Altorf. Viene chiamato Kaemaer, ma nessuno è sicuro che quello sia il suo vero nome. Ho capito. E lui cosa sta facendo in questo momento? Sta guardando il cadavere dell'uomo che era stato inchiodato. L'ha coperto praticamente con il mantello, almeno il pezzo in cui è stato squartato e gli hanno inciso i numeri sul petto. Sta analizzando più che altro la testa. Beh, io mi metto anch'io ad analizzare la cosa, no? Cioè magari lui lì che sta osservando, mi metto lì a fianco lì a guardare, no? Lui non si dico gira, niente. Ti guarda. Cosa pensate? Quanti venti della magia esistono? 8, ma è magister. Lui toglie il mantello dal cadavere del tizio. E questo che numero è? Il 3, quello, no? Il 3 magister. Gli altri due pensavamo fossero dei casi isolati, ma altri due maghi sono morti e qualcuno ha inciso un numero sul loro petto. Il primo poteva sembrare un semplice accidente, un taglio nella colluttazione. Il secondo ci ha fatto allarmare. Questo è già il terzo. Manuale? Ogni volta una scuola diversa. Sentendo questo, io voglio vedere se si può fare, ma vorrei provare a fare, non so se le spieti era tipo santità o qualcosa, per provare a capire, toccando il cadavere, non so se è possibile, ma se tipo è raggiunto il suo, se morre è contento, se è raggiunto il suo momento, oppure è un qualcosa di affrettato che ovviamente nel piano di Mor non cambia un cazzo perché è una persona normale, però se è magari quella piccola... Sì, ci può stare. Non era proprio il suo momento. A noi va bene uguale, ma non era proprio sulla schedule.
Non era schedulato. Allora, sì, fai un tiro di willpower più piety. Difficoltà? La difficoltà in questo caso è 2. Ok. Più uno nero perché è stato morte violenta, e quando c'è una morte violenta è sempre poco chiaro. È willpower, allora uso il mio focus, ho visto di peggio. Ok. Che mi dà 2 bianchi e check di willpower. Io vi ricordo che avete anche la scheda di gruppo, eh. Giusto, che è quella che possiamo... Cos'è che facevano? Ci sono dei punti fortuna che potete... Cos'è che faceva? Quando è vuoto lo rigeneri. In più avete la reputazione che vi aumenta fortuna. Possiamo aggiungere i check. Vabbè, per adesso direi che basta così. Dai. Minchia. Non è allora, questi due si annullano, no? Teschio e Aquila. Teschio e Aquila si annullano. Boon e Bane. Quindi sarebbe uno di questi, però posso tirare un altro giallo. Sì, sperando di fare un successo. Sì, un altro giallo. Un altro giallo. Bella madonna. Sì, avevi avuto sfiga, però hai recuperato. Ok, quindi ho fatto questi due si annullano qui. Ho fatto 3 successi e 2 vantaggi. No, non era ancora sicuramente giunto il suo momento. Infatti senti hai una brutta sensazione, una specie di brivido lungo la schiena quando... Vedisco un attimo, prendo il bastone e accendo l'aspersorio. Rifaccio un attimo i riti. Cioè... Mor non lo aspettava. Questo deve essere fermato. Mor ha un piano, è un piano molto preciso. Dico, anche un villico capirebbe che c'è qualcosa dietro. Ha in testa una corona dorata. Chi lascerebbe in testa una corona dorata? È solo per farci ricordare che sono arrivati al terzo ordine, il nostro ordine, l'ordine dorato. Cosa dobbiamo fare ora? Dovremmo riuscire a capire da dove sono arrivati e come hanno portato qui questo corpo, se è stato ucciso qui. Voi avete notato qualche persona strana, particolare in questo luogo ieri? No. Mi pare che voi lavoriate qui, mi hanno detto le guardie. No, e anzi... Sì, magistro. So che di solito a persone che non sono collegate a Mor può sembrare una cosa di poca influenza, ma un sogno questa notte mi ha rivelato che qualcosa sarebbe accaduto qui alla locanda. Spero non vi offenderete se dovessi averne un altro di farvi arrivare un messaggio. No. Anzi, occhi inviate, rossi, luce all'ingresso. Inviate ulteriori messaggi che riteniate necessari direttamente a me, Kaimaer. Forse potrebbe essere forse una cosa di poco conto, ma è l'unica cosa insolita che ho notato in locanda. C'era un buco dal quale uscivano dei topi, un buco molto grande, che non avevamo visto in precedenza. Per il resto i clienti erano... le solite facce. Ma un buco. Una persona non può passare da un buco a meno che non sia così grande da poter permettere a un umano adulto di attraversarlo. No. In quel caso mi auguro che abbiate tappato il buco. Beh, sì, signore. È stato chiuso, possiamo vedere se qualcosa è stato rimosso, compagno Ral. Andiamo a dare un'occhiata dentro, magari troveremo qualcosa. E faccio per aprire la porta della locanda. Che è aperta. Beh, faccio il cenno di entrare al... Non era chiusa a chiave, intendo. Ah, non era chiusa a chiave. Chi è che ha delle copie delle chiavi della taverna, oltre noi? Oh, io non le ho. Oltre noi? Sì, ti mostro la chiave. Il nano? Forse una delle due libellule? Beh, entro nella... Libellule? Gli elfi, penso che intenda. Entro nella taverna. E cosa ci fanno degli elfi con due come voi? Lavorano anche loro qui alla locanda e... Tutto fa parte del grande sogno di Mor. Elfi che lavorano in questa locanda, con un nano. Credo che... il mio tempo qui sia sprecato. Dovete sapere che in sogno nubi scarlatte come il sangue, una notte scura e intorno al fuoco due libellule dalle ali a punta danzavano. Se vi dicessi quante volte quei maghi celesti sono venuti a raccontare frottole su quello che hanno visto nelle stelle, perderei intere giornate. Perché guardano solo le stelle, non guardano tutto. E le stelle non parlano loro, sono loro che cercano di interpretarle.
continuate a ignorare la realtà dei fatti e vi perdete in queste idee, come se qualcosa di più grande decidesse di comunicare con dei miseri mortali. Psst. Non esiste nulla oltre quello che vediamo. E noi maghi vediamo più di voi. Mi dispiace molto della vostra mancanza di fede. No, ho un'estrema fede. Credo negli dèi. Non credo che siano interessati a noi. Credo che siano interessati al mondo. E noi siamo il mondo. Non credo che abbiano... loro figli. Tempo da perdere con un singolo mortale. Morra attende con ansia che voi lo raggiungiate. Anche questo è ancora da dimostrare. Oh, lo vedrete. Ma mostratemi questo buco. Beh, proseguo. Intanto mi guardo bene intorno, vedo, noto se vedo qualcosa di diverso. Fai un tiro di osservazione. Quindi 5 più il dado di osservazione. Più giallo, scusa. Observation ho uno, sì. La difficoltà in questo caso, tirala perché 5. Devi tirarla, è 1. Viola. Quindi 3 successi. No, aspetta, 4 successi. No, 3 successi. Ah, 3 successi e un vantaggio. Allora, vedi che in realtà i tavoli sono un po' spostati da come li avevate lasciati ieri sera. E più che altro... vedi piccole goccioline di metallo fuso in un angolo. Lo dico rivolgendomi al mago che ha tutta la mia attenzione, no? I tavoli sono spostati e ci sono delle goccioline di metallo fuso lì. Vedi che lui si avvicina a dove gli ha indicato. Io sto guardando le macchie nei boccali. Forse dico che mentre si sta avvicinando, che sta guardando, gli dico... Forse la risposta è nella vostra arte. Infatti si avvicina. Sto facendo un passo indietro. Tocca le gocce di metallo fuso che ci sono per terra. Minchia, scarso. Non ti do di più. E ho fatto addirittura una cometa, che è il critico. Successo critico. Sì, successo critico. Questo metallo è stato corrotto. È impuro, lo prende, infatti quando lo tocca praticamente gli si sbriciola in mano e l'oro che si sbriciola così non è normale. Cosa vuole dire questo? In cosa viene usato? L'oro è il materiale più puro. Cercare di ridurlo a questa polvere malsana e ignobile è un affronto a tutto ciò che la nostra arte ci insegna. Qualcuno vuole farci sapere che non esiste nulla che loro non possano intaccare. E questo è un affronto che non posso sopportare, personalmente. Magister, nel mio piccolo, se mi ha permesso, questa non è una sfida a voi. Questa è una sfida a tutti noi. A tutti voi? Pensate di essere presi in prima persona con... qualcuno che prende il materiale più puro che voi ricercate e lo riduce a questo? Beh, la locanda era affidata a noi, più personale di così. Questa è una sfida al vostro ordine, ma sono sicuro nel mio piccolo... C'era una bella statua qui nella piazza, poteva usare quella. Secondo me è perché noi dobbiamo aiutare a investigare su questa cosa. Mor me l'ha indicato ieri sera. E se solo fosse più veloce poter mandare messaggi alla torre, forse sarebbe successo qualcos'altro. Questo buco di cui parlate si trova al piano di sotto? Sì, da questa parte, magistro, vi faccio strada. Faccio un fuoco con la mano per illuminare, faccio strada. Scendi al piano di sotto, vedi che il barile è stato rispostato, le assi sono state spezzate, come se qualche cosa le avesse spinte... verso l'interno della taverna. Non ci sono più trappole per topi per terra, sono state tolte tutte e buttate in un angolo. Descrivo tutte queste cose con molto fervore. Vedete, proprio. Mastro Kaimer, grandi topi. Sono solo leggende. Sicuramente qualcun altro ha deciso di sfruttare questa taverna dimenticata da Sigmar. Solo perché era tutti in una zona favorevole. Tutti i riti di Sigmar vengono fatti in questa taverna. Questa taverna è benedetta. Sì, non era quello che intendevo.
Intendeva mi dire... pare chiaro che comunque qui stia succedendo qualche cosa. Metterò sotto sequestro la taverna finché non sarà risolto. Mi sembra una cosa sensata. Voi avete altro da riferire su quello che avete io visto? Io ci passo nel buco. Quanto hai di robustezza? 2. Forse un po' a fatica, però ci puoi provare. Però c'ho tipo forza 2, ma solo perché non l'ho abbassata. E robustezza 2 perché non potevo mettere di meno. Infatti ci potresti passare un po' a fatica. Beh, posso infilare tipo mezzo busto giusto per vedere cosa c'è. Bene. Sì, a meno che dietro non faccia una curva subito. Sì, sì. Posso... Beh, quando vedo che ti avvicini ti fermo. Ti dico, forse non è la cosa giusta da fare. Le mie spalle sono strette, posso giusto dare un'occhiata. Fin dove si prolunga? Potrebbe essere pericoloso, non sappiamo cosa c'è. Oh, non entrerò. Non è ancora il mio momento. Faccio un cenno con la mano, per dire cacchi tuoi. Provo a infilarmi tipo... Se ci passo, fino a mezzo busto. Ok. Arrivo subito. Salgo un attimo. Sale piano di sopra. Tu intanto ti infili. Bravo, lasciami lì da solo col magister che magari è un traditore e mi accoltella le spalle. Ma io non mi fido, per quello sto salendo subito. Mi lasci da solo su, giù. Vabbè, non penso che ti uccida giù a te, perché, scusami. Chi lo sa. Tu ti infili nel... E il magister mi uccide. Nel buco, nel muro. E vedi che in realtà è un tunnel che scende un pochino verso il basso. Però poi è buio, non riesci a vedere bene dove vado. Mastro Kaimer, della luce, una candela. Una candela. Come se servisse a qualche cosa. Vedi che infila una mano in tasca. Prende una pietrina. Una moneta d'oro, fa luce sopra, come tutti i personaggi di D&D che fanno così, la mette dentro e non gli ritorna sicuramente più. No, prende... Si è scaricata un'altra. L'ho mangiata! Prende una pietra, che sembra non avere particolare valore. La spezza e fa una luce verde. La sbatte contro al muro, tipo pietra focaia, e prende fuoco la pietra e te la passa. Non brucia. Grazie. Più di quello che mi aspettassi. E prova a fare un po' di luce. Allora, facendo un po' di luce, vedi che sicuramente questo buco... Se gli serve. Cosa? Beh, una volta consumata... Ah! Lancio giù nel buco. Ok. Per vedere meglio. Innanzitutto hai visto che da qua sicuramente i ratti passavano perché... Ci sono escrementi di ratto nel... Però se non lo taglia normale, non è che sì, sono no. Tipo la cacca di Triceratopo in Jurassic Park, ok. Sono normali cacchettine, okay. Dimensioni chicco di riso di un ratto. Lanciando la pietra vedi che non rimbalza tantissimo in là, non è un tunnel. Perché non va molto in discesa. No, quindi. Va un pochino in discesa, poi torna dritto. Ma si ingrandisce in alcuni momenti o è sempre così? No, sempre, ti sembra che sia sempre di queste dimensioni, almeno fin dove vedi. Dove sembra che porti? Allora, qui. Fai, in questo caso, ci può stare una prova di intelligenza in generale, a meno che tu non abbia qualche abilità particolare che ci azzecca qualcosa. Non credo education. Non ce l'hai? Education sì ce l'ho. Sì, allora sì, ci può stare education. E sotto che cos'è education? Intelligenza. Due blu e un giallo. Difficoltà è utile come caratteristica. Difficoltà solo un nero. Un successo e due vantaggi. Abbiamo stato bravo. Anche qua con i veri stellari possiamo suggerire tutti noi vantaggi. Assolutamente sì. Anzi, siete invitati a farlo. Ok. Trovi una moneta d'oro. Ah, intanto la direzione verso cui va ti sembra che vada... Verso non verso un luogo importante, anzi ma verso quanto la è sotto, quindi quanto saremo sottoterra il tunnel andando avanti, quanto sarà sotto diciamo la strada, che dico? Sarete un 3 metri, 4 metri sottoterra. L'altezza a cui vengono lato vantaggio è che so in teoria dove una cosa del genere potrebbe uscire se va continua ad andare dritta. Sì, hai un'idea abbastanza precisa di dove potrebbe arrivare. Le fogne di Altdorf sono abbastanza antiche, sono ben conosciute. Però questo pezzo non mi sembra estrapolato dalle fogne. Sì, questo non è un pezzo di fogne, però sai che uno dei canali principali delle fogne
passa non troppo distante dalla taverna. Tant'è vero che per buttare i secchi di escrementi non dovete fare molta strada. Quindi, riesco. Mastro Kammer, il tunnel prosegue oltre. Probabilmente si ricongiunge allo scarico a est, al di là della casa del carpentiere. Ormai ce l'ho col carpentiere. Capisco. Ti facendo, quindi? Quindi penso che sia un ottimo posto dove indagare, se lo sguardo di Morse è posato così. Ok, manderò qualcuno. Volsi così colà dove si vuole, ciò che si vuole. E più non di mandare. Allora io ti devo fare un paio di domande. Fai un paio di domande. No, te, cioè... Sì, fai un paio di conoscenze che hanno il mio personaggio. Io so di questi altri due omicidi che sono stati fatti, o è la prima volta che ne sento parlare? Te l'ha detto lui prima. Me l'ha detto lui prima, però dico, se fosse successa una cosa così e il mio ordine ne fosse informato... Io magari... l'avrei saputo, cioè mi avrebbero detto fate attenzione newbie. Tu sei un apprendista newbo, quindi magari una cosa così se la sono tenuta per loro. È un po' come il, hai visto Harry Potter tu? Ok, sì sì, tipo sì. Il troll. Ok, c'era il troll, però se lo sono tenuti per loro. O il cane. Potrebbe essere una buona mossa avvertire il mio ordine di quello che è successo il più presto possibile. No, in realtà il troll avvisa, non mi sa. È più il cane a tre teste che dorme. Sì, o il basilisco nel sottosuolo. Un milione di altre cose letali che ci sono in giro per Hogwarts di cui nessuno dice niente. Ma sì, cosa vuoi che sia? E meglio, giusto? È giusto che non sappiano. Potrebbe essere sensato. Allora lo faccio, salgo sopra e raggiungo le guardie. C'è qualche guardia che ho già visto? Ne è rimasta solo una. Vedi che le altre hanno fatto sgomberare la gente e si sono allontanate. È rimasta fuori una guardia per impedire alla gente di entrare. Va bene, mi rivolgo alla guardia e le dico: ho bisogno del tuo aiuto. Vorrei avvertire il mio ordine di ciò che è successo. Sei in grado di aiutarmi? Non le impediremo di tornare alla sua torre, se è questo che sta chiedendo. Potrebbe essere necessaria la mia presenza qua. Il Magister potrebbe avere bisogno di qualcosa da me. Potreste andare voi? Mi chiedo proprio. Io non posso allontanarmi da qua, ma si guarda un attimo intorno. Nel caso vedessi qualche ragazzino passare, gli affiderò il messaggio. Scrivo un messaggio, gli dico: perfetto, scriverò due righe allora per il mio ordine. Niente, okay. Scrivo tutto quello che è successo, dico che è stato ucciso un mago dell'ordine dorato. Adesso ti farò una domanda importante. Su cosa scrivi? Beh, nel mio zaino. Sei un poveraccio. Cazzo. Non c'è un cazzo. In taverna per prendere l'ordinazione ci sarà qualcosa per scrivere, dai. La voce. E senti la voce del nano nella tua testa che ti dice: anche questo lo detraggo dal tuo stipendio. E vabbè, lo faccio, chi se ne frega. Prendo un fogliettino dalla taverna e scrivo: un mago dell'ordine dorato è stato ucciso. Pare sia il terzo a essere stato ucciso. Sono qui alla taverna dove lavoro col mago Kaimaer. Non so, forse dovreste venire. Proprio un messaggio del genere. Da deficiente. Da giovane minchione. Da giovane minchione, sì. La guardia prende il messaggio. Spero che passi qualcuno velocemente, anche perché non ho intenzione di restare qui molto a lungo. Quanti punti fortuna c'ha questo? Dovrebbe averne due, perché siete in due al momento. E noi ne abbiamo ne abbiamo tre noi. No, ne abbiamo infiniti in realtà. No, punti fortuna ne avete tre. Ah no, da qui. Da lì? Sì. Per le cose di party ne abbiamo infiniti. Noi personalmente ne abbiamo tre. E poi torno giù. Ce ne abbiamo infiniti, in realtà ne abbiamo due e poi uno a round. E poi torno giù. Vedi che il Kaimaer sta risalendo le scale. Non so se lo vuoi seguire, sì, o se sì. Rimani a guardare il tunnel. No, io guardo un attimo il tunnel e poi provo a rispostare il barile. È bello pesante, è molto pesante, quindi fai una prova di forza. La difficoltà è 1. Però prima di farti uscire un'ernia, decidi di abbandonarlo lì. E allora... sistemo giusto lievemente le assi spezzate. Aspetta, le risposto un po' avanti e tu non ci sei, e poi ritorno su, cioè tipo le ripiego. Sì, sì, le rimetti un pochino a posto.
Bene, credo che qui abbiamo finito. Il tunnel a est del carpentiere. Com'è l'ingresso del tunnel? Riusciamo a entrare? Lo segui dritto, scende lievemente. No, penso che per noi non sia possibile. Va bene, qui abbiamo finito. Però dovrebbe portare molto probabilmente a incrociarsi con una delle fognature. Potrebbe valerne la pena scoprire cosa sta accadendo in quel luogo. Io manderò qualcuno del nostro ordine a indagare sulla questione. Vi chiederei di non allontanarvi troppo dalla locanda nel caso avessimo bisogno di qualche informazione in più. Dopotutto la locanda è vostra. Beh, ma è quello che stiamo proprio facendo. Sì. Faremo la nostra parte. Ma io ora me ne andrò. No, quello che stiamo facendo è allontanarci dalla locanda. Vi chiedo di non allontanarvi troppo dalla locanda. Torneremo fra poco. Sì, sicuramente non lasceremo Waldorf. Faccio un cenno. Chissà dove porta. Andiamo. Spero di non avere necessità di incontrarvi nuovamente. Si gira e inizia ad andarsene. Inarco le sopracciglia quando se ne va e lo guardo, vedi che guardo in sua direzione con faccia un po' contrariata. La guardia, che è rimasta lì fuori, vi guarda e dice: possiamo chiudere e andare tutti a casa? Mi sembra un'ottima idea. Di sotto, tutto a posto? Per quanto può essere a posto. Va bene, mi fido delle vostre parole. Buona giornata. E si allontana anche lui. Il mago morto intanto è stato portato via. E il messaggio non è stato consegnato. Ah, giusto, glielo chiedi. Sì, sì. Mentre vai via ti fa: beh, non ho ancora avuto tempo. Andrò io. Però ora mi sto muovendo, quindi potrei passare io se lo ritiene necessario. Sì, sì. Quanta gente gentile che c'è in questa città. Grazie mille. Prego. È un piacere servire. Mi faccio un cenno. Che possa Mor non guardare verso di te questa notte. Anche speriamo. Domani. Anche domani. Andiamo. Beh, domani deciderà Mor. Andiamo verso dove pensiamo che porti quel tunnel. Mentre andiamo gli racconto in tutti i dettagli il sogno che ho fatto ieri, anche con svariate metafore e interpretazioni. Ti ascolto attentamente, vedi, questa volta. Una luce si apriva sull'uscio e all'interno due occhi rossi, e lì ho sentito la lontananza da tutto ciò che è puro e sacro. Eppure ho capito che è lì che dobbiamo andare. Questo è il secondo passo che Mor mi ha fornito. Prendo per il braccio così mentre stai parlando e ti dico: questa è una grande opportunità per noi. Potremo dimostrare quello che valiamo. Oh, ma io so già quanto vali, compagno Ral. Lo so, ma non dimostrarlo a noi. Dimostrarlo agli altri. Dimostrarlo ai tuoi superiori. Se pensi che sia utile. Utilissimo. E ti stringo, che ti stringo il braccio, sembra. Tu vedi che non ci sono tanto entusiasmo, però. Proseguo. Proseguite e seguite l'intuizione di Alarico su dove dovrebbe essere l'uscita di questo tunnel. Anche un ingresso per andare nelle fogne che poi si collegano a quel tunnel per me. Ok. Quello più comodo. Arrivate praticamente dove andate a gettare i secchi di rifiuti degli escrementi della taverna. Credo che dovremmo entrare da qui. Non credo che l'altro mago faccia così tanto per il suo ordine come te, compagno Aral, che sei in procinto di entrare in un luogo dove vengono gettati escrementi e le peggio defezioni del corpo umano. La puzza se ne andrà, la gloria quando avremo, se scopriremo qualcosa, rimarrà per molto tempo. Ora già, andiamo. Non si può sentire la puzza sotto al naso se ormai non hai più l'olfatto. È una buona metafora. E scendo, proprio fregandomela della merda. Scendete, l'ingresso è abbastanza angusto, nel senso che è proprio solo un buco che viene aperto, tipo pozzo, in cui viene gettata la roba. C'è una scala di servizio che è ricoperta di escrementi, ovviamente. E facendo un po' di attenzione scendete lentamente questa scala. L'odore è insopportabile. Con i miei paesi sandali, probabilmente fatti di sughero, perché non ce li possiamo permettere. Che assorbe bene. Esatto, non ce li possiamo permettere di altro materiale. Tu hai speso tutti i soldi che avevi, probabilmente in un vestito più o meno decente. L'odore è talmente rivoltante che fate una prova di robustezza. Ma io che ho visto di peggio,
Adesso con Mor non vantaggio. I cadaveri. Cosa quando... fa? Ho visto di peggio. Visto di peggio era quello. No, però l'ho già usata. È quella quando fai il check di willpower. Difficoltà però uno. È il nome, ho visto di peggio. Ok. La difficoltà in questo caso è 2. Posso aggiungere un bianco io che ho a che fare con i cadaveri spesso? Beh, hai un hai tre punti pisciano. Fortuna che puoi spendere come diavolo vuoi. Uno che colore sono i punti fortuna? Bianchi. Io spendo un punto fortuna del pool, però. Si può per queste cose o solo per le cose di parte? Se lo spendi dal pool, ce l'avete tutti e due. Spendiamo dal pool, vai. Però mi sembra strano. Secondo me poi dobbiamo vedere, perché teoricamente noi ogni tiro possiamo spendere un punto fortuna per sempre. Va bene. È un cheat. E però solo uno. Qua ne possiamo anche usare due o tre in una no, roba. Noi qua possiamo spenderne uno adesso. Però non devi avere addestramento nella skill che stai usando, eh. Ah, ma quindi puoi usarlo solo per questo? Questo il punto sì. Fortuna non posso usarlo per no, le mie cose. No, il punto fortuna lo puoi usare per quello che vuoi, ma questo che ti ridà il punto fortuna in più? No, ma non è questo, è questa che ti ridà il punto fortuna. Quando si svuota ne rimette automaticamente uno. Va bene. Sembra un po' cheat. Così. Cioè noi tiriamo praticamente per sempre con un dado bianco in più qualsiasi skill. Va bene. Ci documentiamo. Poi controlliamo, perché mi sembra un po' OP. Adesso usiamolo. Allora, usiamo io uno. Faccio, allora, questo va via con questo. Io faccio una sfiga e una fortuna, quindi zero. Cos'è che era? Robustezza, hai detto? Zero. No, hai fatto un fallimento e un vantaggio. Un fallimento e un vantaggio. Non quindi. Posso usare uno stunt? Dimmi come. Allora, dice una skill in an unusual way. Skill non sono le stat. Sono no, le skill. Le skill sono le skill, come c'è quindi, stato. Voglio provare a usare... Beh, resilience... Sarebbe quella da usare in questo caso. Ok. Io invece voglio usare First Aid. Mm-hmm. Che per me è un po' medicina, no? Sì. Perché avendo avuto a che fare con cadaveri e gente che di solito non ha un buon odore, anche perché puoi cagare e pisciare quanto vuoi, ma come dice una mia collega che ha fatto ogni tanto le scoperte che dovevano fare in non è antropologia, come si chiama, archeologia, medicina. Le tombe, cose varie, ha detto che i corpi... Quelli in putrefazione, cioè che sono in avanzato situazione, sono la morte. Allora, però, per usare queste azioni devi scegliere se stare su. E io sono sempre su difensivo. Verde. E allora girali direttamente sul verde. Ok. Cioè, di base noi partiamo comunque neutrali, giusto? Sì, in realtà di neutrali siete fuori dal combattimento. Quando poi fate delle cose o. Ok. Almeno io sono sempre sul rosso. Di uno. E quindi devo fare il successo sì. In performance stunt? Sì. Se vuoi fare performance stunt, sì. Ok. Beh, due successi, due successi e tre però allora, i due successi, niente, perché mi fa fare l'azione come volevo. Se aveva una physic characteristic, sì, sarà fisica, uno di fatica. Minchia, quindi uno di ma fatica... si può spendere per ognuno? Sì. Dipende che cosa c'è scritto. Non c'è scritto repeat. C'è scritto se è fisica, uno di fatica, se no uno di stress. No, non è per ognuno, è semplicemente uno di fatica. Okay, la fatica è gialla, lo stress è blu. Cosa ci dà la fatica? Un dado in meno sulle robe fisiche. La fatica, adesso ve lo dico. Comunque, nel frattempo, scendete al piano. Scendete nelle fogne. Non è particolarmente illuminata, ma non è nemmeno completamente al buio. Nel senso che comunque ci sono svariati di questi pozzi che sono più o meno aperti o chiusi a seconda di quanto sono stati attente. Immagino l'odore. L'odore è terribile, sconvolgente, però... Mi sono stressato, affaticato a causa dell'odore. Bene o male riesci a rimandare giù quel vomitino che ti stava venendo, tu te ne freghi. Hai fatto... Ah no, tu hai fatto un fallimento e un vantaggio. Quindi sbocco. Tu inizi a sboccare tantissimo. Ti becchi anche tu una fatica. In più, però, hai anche il vantaggio. E mentre stai vomitando l'anima e tu assisti quasi nervi perché fai di tutto per non iniziare a vomitare anche tu. È quello che mi ha dato problemi, non esatto. I cadaveri e la pozza. No, è lui che, sai, quando senti uno sì. Vomitare poi ti viene da vomitare. Mentre stai vomitando, però, ti accorgi che parte della fogna
ti sembra che abbia delle impronte che sono rimaste negli escrementi più laterali. Ci sono delle impronte. Allora forse è il caso, l'ho sposato, di non vomitarci sopra. Continuiamo a vomitare. Io non vedo niente, però fai strada, compagno Aral. Accendo con un cantrip, accendo una fiammella. Devi tirare per il cantrip? No, è gratuito. Non posso avere stress, non posso avere sfighe, spendo un punto e lo recupero automaticamente il round dopo. Ok. Accendo una fiammella a luce. Accendi una fiammella e effettivamente adesso con la fiammella si notano ancora meglio. Ci sono delle impronte, non si capisce bene di cosa, però sembrano comunque dei piedi di qualche cosa che provengono da più in dentro nella fogna. Sono piedi umani dalla grandezza? Allora, guardo a fianco una mia impronta com'è. Il tuo piede è un pochino più grande, potrebbe essere il piede, appunto, come ti dicevo, di un bambino. È il piede di qualcosa che potrebbe essere passato dal buco. Andiamo verso il buco. Lo seguo. Seguite, allora, praticamente sto davanti io, quindi come le immagino. Impronte arrivano da più avanti e girano più. Voi vi trovate a un angolo. Da una parte, da quello che hai intuito tu, c'è la vostra taverna e le impronte vanno avanti e indietro da questo posto. Quindi saranno tornate indietro. Ma da una di quelle parti dove dà? Va più in profondità nelle fogne, in teoria verso la periferia. Dall'altra va verso la taverna. Andiamo prima verso la taverna che è vicina. Andiamo a trovare il buco. Vediamo a che punto è. Proseguo. Seguite le impronte andando nella direzione della taverna ed effettivamente a un certo punto vedete che scavato nella parete laterale delle fogne è stato fatto un piccolo tunnel. È stessa grandezza? Sì, meno male sì. Tu che conosci le arti dei maghi, le arti arcane, esiste un modo per diventare più piccoli? Probabilmente sì, ma non per il mio ordine. E secondo te è qualcosa di complicato? O non sono così esperto di magia. Non essere così cattivo con te stesso. Sei il più esperto che io conosca. Anche l'unico. Andiamo dall'altra parte. Vediamo dove portano le impronte. Seguo. Riandate, tornate indietro, sì, indietro e seguite le impronte verso la periferia della città e fate un tiro di osservazione. Allora, fatene uno solo, uno dei due aiuta l'altro. Lo faccio io perché ce l'ho molto più alto. Uso un punto fortuna. No, se lo aiuti non c'è bisogno di usare un punto fortuna, gli dai un punto fortuna normale. Cioè 5 intelligenza e la skill è giallo. La skill è giallo, in più lui ti aiuta, quindi anche un bianco. La difficoltà, come sempre, bravo, non mi lasci parlare, la difficoltà è un viola e un nero. Qua. Non li hai tirati il viola e il nero? Ah, li devo tirare contro, un viola e un nero. Il nero è perché hai uno di fatica. Due fallimenti. Mi sono tre successi e un vantaggio. Fatica e stress vi danno dadi neri ai tiri. Ok, indifferentemente. No, in realtà la fatica te li darebbe a quelli fisici e stress a quelli mentali, okay. Però dato che qua era una brutta situazione te l'ho dato lo stesso. Ci sta. Riesci comunque a seguire, a ritrovare le tracce, nonostante in un pezzo siano state cancellate perché qualcuno ha buttato dei secchi da sopra e quindi un pezzo si è riempito di melma e merda e piscio. Però riesce a ritrovarle più avanti e continuando a seguire queste impronte vedete che c'è un altro buco, questa volta non è in una parete laterale, è stato fatto un buco per terra. E le impronte continuano dopo questo buco? Le impronte finiscono dove c'è il buco. Sono passati da questo buco? Quanto è grosso questo? All'incirca quanto l'altro buco. Riusciamo a passarci? Infilarvi magari ci riuscite anche, l'importante è che poi non faccia una curva a gomito, potete anche rimanere incastrato. Cerco di illuminare sotto sempre con cantrip, creo una piccola pallina luminosa di fuoco e la butto giù, la faccio fluttuare giù per vedere un attimo sotto. Non è altissimo, vedete che dopo normale è sempre qua.
Dopo circa un metro e qualche cosa, finisce e torna ad essere un tunnel che prosegue sotto alle fogne, ma parallelo alle fogne. Ti sembra che sia un pochino più largo sotto. Quindi sotto riusciamo a passarci. Sì, sotto c'è spazio, dobbiamo entrare qua. Va bene? È complicato? No, non sembra complicato. Potremmo incastrarci? No, sotto diventa più largo. Ti seguo allora. Anzi, forse è meglio che vada prima io. Come vuoi. Prova a scendere. In realtà è facile scendere. Come dicevo, il buco è alto un metro, poco più, quindi... Lo farei anche io, cioè anche Andrea. Anche Andrea, salto Andrea. Si riesce tranquillamente a scendere. E in effetti, più sotto, dopo aver passato l'ultimo pezzettino, che è un po' più stretto, dove inizia poi ad allargarsi, non è proprio comodo, non si riesce a stare in piedi, si riesce a stare mezzo piegati, però si riesce a camminare perlomeno. Io provo a entrare. Devi provare, sei dentro, il tunnel prosegue, però la luce c'è anche lui. C'è, no, che io vedo. Scendete entrambi e fatemi un tiro di osservazione. Difficoltà? La difficoltà in questo caso è 2 viola. Le stanze sono complicatine, eh? No. Allora, quindi una sfiga e 3 successi. No, una sfiga e un successo. Ok. Io lascio fare a lui. Ti sembra che da come è stato scavato questo tunnel sia stato scavato da... delle bestie, vedi segni di artigli lungo le pareti. È stato scavato da delle bestie questo tunnel. Mi fido di quello che dici. Guarda, non vedi, quali sono dei segni di artigli. Mi sembra strano che delle bestie possano fare cose così accurate come quello che c'è stato davanti alla locanda, che siano creature mutate dall'odio e dalle maledizioni del caos. Sono tentato, sono un po' preoccupato, ma non possiamo fermarci. Non avere ora. Paura, non è il nostro momento. Mor sta guardando da tutt'altra parte ora. Proseguiamo. Avanzate ancora un po' e vedete che poi il cunicolo si divide in svariati cunicoli. Saranno almeno 6 o 7 cunicoli, anzi li potete contare, sono 7 cunicoli. Che si aprono a raggiera praticamente da dove siete voi. Ci sono impronte in questi cunicoli? Sì, ci sono impronte adesso che non c'è anche tutta quella melma che vedevi al piano di sopra. Stai cercando questi, mi sa. Cioè, perché non c'è sul manuale base come si lanciano gli incantesimi? No, perché ogni manuale ha il suo. Guardando per terra le impronte hanno sì dimensioni più o meno del piede di un bambino, ma non sono sicuramente umani. Ma in che direzione vanno? Hanno 4 dita e vanno sia avanti che indietro. Ma in tutti questi 7 tunnel vanno? Sì. Non possiamo andare alla cerca, dobbiamo tornare su e informare subito il mio ordine. Sono tantissime impronte, non è il caso di continuare. Penso che sia il momento più adatto per continuare. E da che parte andiamo? Abbiamo 6 tunnel davanti a noi. Potremmo anche perderci a questo punto. Scegliene uno. E se non troveremo niente torneremo indietro. E gli metto la mano e provo a invocare il favore di Mor. Mm-hmm. Per dargli un minor blessing. Mi costa 2 favor, non devo tirar niente. Ok. Vabbè, aspetto che tu ti metti a guardare il tunnel prima. Va bene, dai, guardi il tunnel per vedere se noto qualcosa di particolare. Ah, fai il tiro un bianco in più, diciamo. Perché... 5. I recharge token sono... metto 2 token, no? No, i recharge token sono proprio quelli con... Quindi mi dai un altro bianco. Ah, ok, ti do un altro bianco perché vedi... Senti che qualcosa di...
di più c'è in questo momento che ti aiuta? Allora, intanto c'è una bella cometa di Sigmar. Vedi, qualcosa di più successo. Che ti aiuta, la cometa di Sigmar. 2 successi, 4 successi, questo va via con questo. Quello si cancella. 2 sfighe, questa sì. va via con questo. Sì. E una cometa di Sigmar. Allora, mentre stai pensavo guardando... Pensavo fosse le corna del caos, queste mi sono spaventato. No, no, è la stella di Sigmar, è la cometa di Sigmar e poi c'è la stella del caos. La stella del caos è solo sui dadi viola. Guardi le impronte per terra e mentre cerchi di capire da che parte siano andate le più recenti, che tra l'altro ti sembra vengano dal secondo da destra, senti però, e questo è il Sigmar che vi protegge, senti che qualche cosa sta venendo verso di voi. Sono un numero abbastanza numeroso, però ti sembra che stiano litigando tra loro, quindi probabilmente non hanno ancora fatto caso a voi. E dal rumore sembra uno sciame di ratti che sta venendo nella vostra direzione. Uno sciame di ratti? Sì, sai quei brutti ammassi di topi che continuano a mordersi tra di loro per decidere chi è il più grosso. Ecco, intanto si stanno anche spostando verso di voi. Però avete tutto il tempo di prepararvi e tornare indietro, reagire, fare quello che volete. Se no vi attaccavano di sorpresa. Va bene, io niente, cioè a che distanza sono da noi? Ancora non li vedi, quindi sono abbastanza lontani e non hanno... Va bene, io voglio combattere, non scappo. Avete 2 perché round... Vanno nel secondo tunnel questi, no? Vabbè, ma sì. Tu me lo dici? Dico, stanno arrivando. E vedi che mi inizio a concentrare subito. Vai, te la lare potere. Sono pronto. Morno sta guardando, ma le sue benedizioni sono sempre con me. Metto una mano davanti a Artiglio e provo a invocare il tocco di Mor. Che cosa fa? Indicami sulla bambolina dove ti ha toccato. Allora, sì, esatto. Allora, ho visto come funziona il blessing. Prima di spendere il favore, tiri. Perché in teoria, se non ce n'è abbastanza, dopo li fa l'azione di carry favor. E se non ce n'è abbastanza, li metti sul blessing, perché puoi metterci anche 5 round per lanciarlo. Ok. Io provo a fare il Mor Touch, che è Invocation. Che Invocation è? Willpower. Quindi mi dai 2 blu. Ce li hai lì di lato. 2 blu. Poi un bianco, perché è un'invocazione di primo. Più... più c'ho Invocation, quindi è un giallo. E la difficoltà è... rombo rosso viola. Tu avevi fatica, non stress. Sì, fatica, sì. Niente, allora. Aia, quasi annullano, però ho fatto 2 successi e una cometa. Con un successo invoco il blessing, però prima vediamo se lo invoco. Allora no, sui tiri delle abilità, se fai la cometa di Sigmar, sui tiri degli incantesimi la puoi usare come quello che vuoi, quindi puoi annullare le sfighe. Puoi contarla come successo. Allora, in modo che vale quello che vuoi. La invoco. Successo. No, non mi cambia niente. Tanto 3 successi non mi cambia niente. E non c'ho 2 vantaggi. Ok, quindi in teoria devo spendere il favore. Mi costa 5. Provo a fare il carry favor. Ho evocato un blessing, ma ho meno favore del blessing. Quindi devo fare una prova di piety. Che è un giallo e fellowship, un altro blu, simpatia, giallo, un altro blu, un bianco, e difficoltà viola. Ok, c'ho solo un bianco, sì, non c'ho nient'altro. Questi 2 si annullano, ho fatto un successo e un vantaggio. Un successo guadagno 2 di favore, quindi non l'ho ancora lanciato, ma sono a 4. Quindi stai accumulando potere. Sono a 4 su 5. Questo sì. È un turno 2 che ne hai fatti. 1. Ok. Allora io nel primo turno... More touch. Gratuitamente vado in una... Scorro in una stance più offensiva. Mm-hmm. Vedi che ti spingo indietro e ti dico, resta indietro. E vado avanti, come per... cioè come se volessi combatterli proprio faccia a faccia. Mi concentro e vengo completamente avvolto dalle fiamme. Tiro il potere. Allora, quindi
Spellcraft, quindi la mia caratteristica principale, che io è 5 vado... di intelligenza. Posso andare in offensiva? Perché ero neutrale. Sì, no? È una manovra a spostarsi. E allora vado in offensiva. 5 di offensiva, Lugo. Poi Spellcraft, l'abilità, devo tirare i dadi bianchi, giusto? No, gialli. Gialli, mi confondo sempre. Gialli, in più, con questa cosa qui, aggiungo un dado bianco. Mm-hmm. Un apprendista del giallo. Mi basta un successo. Sei... Ti metti già sulla stance? Sì, rossa. Mi sposto di uno ulteriormente. E allora mettici anche due dadi rossi. Ah, non sapevo questa roba. Vabbè, è sicuro sono riesco proprio alla grande. Perché volendo può essere anche neutrale, però non ti... E in più faccio... anche due di questi. Ma aspetta, io c'ho un dado rosso in più, no? Non le posso usare. Ti hai rispostato, sì. Le cose che mi dicono se fai, che non so, Aquila succede una cosa. Posso usarle più volte. C'è scritto se puoi usarle più volte. No, non c'è scritto. E allora, in realtà, fai finire a me. Ne ho guadagnato, no, perché era ancora quella di prima. Ne ho guadagnato uno io e ho completato l'incantesimo. Allora, il potere costa 4. Mi ne spendo 4. Facendo due di questi, recupero due punti. Ok. In più facendo più di 3 successi aggiungo 2 token di ricarica al potere. Io ho due domande. Il potere mi dà un bonus di armatura pari a quanto sono in stance offensiva, quindi mi dà 2 di armatura. Adesso ricarica 4 più 2 token 6. Finché il potere non si ricarica ho 2 di armatura, o 3 se vado a 3. 4 ce ne sono abbastanza. Io ho due domande. Userai questi, che ce ne sono di più. Credo che questi non siano il recharge, credo che questi siano per l'estensa, guardare dalle possibile dalle disegne, perché io sì, non ce ne sono troppo pochi. Troppo pochi. Quindi qua ne ho 5. Questo è il recharge, quindi ne devo mettere 5, no? Sì. Ok, praticamente la mano è circondata da un alone di potere mortale. Deadly power. E io posso lanciare un incantesimo che fare channeling? Cosa dice channeling? Basic rally channeling. Se è come il tuo carry favor lo puoi fare solo se non avevi abbastanza favore per lanciare l'incantesimo. No, no, non ce l'avevo. Lo farò il turno prossimo allora. Ok. Turno prossimo. Qui possiamo, avevamo due turni, giusto? Allora, sì, avete quest'altro turno. Quindi uno si toglie dalla ricarica. Esatto. Torno anch'io. Io vado in offensiva. Gratis all'inizio del turno, visto che ho punti potere meno del mio willpower, ne recupero uno e vado a 4. Okay. Questo senza fare nulla, e poi provo a recuperarne altri facendo channeling. Ok. Channel power è su willpower, quindi 5 dadi di willpower. Hai segnato che guadagni un favore comunque? Ne guadagni uno? Sì, ho segnato. Io ne guadagno uno. 2 dadi gialli. No, non è spellcraft, è willpower, quindi un dado solo giallo. Vado. Poi sempre su offensivo. Molto bene, perché faccio 3 successi e 2 aquile. Con i 3 successi guadagno 6 punti, quindi proprio... E con 2 aquile 7, uno in più. Ok. Io invece con la mia seconda... 4 e 7, 11, posso arrivare a 12. Quindi... Con la mia seconda azione invece io invoco sempre il favore di Mor. Proteggimi da quelle creature che stanno arrivando e permetti al tuo tocco di dissolvere la loro carne. Solo. E vado in un altro grado di stance offensiva. Questo vuol dire nero? Sì, quello è un dado nero. Questi si annullano, questi si annullano, questi si annullano. No, questo non ce l'avevo. Un successo. The blessing is invoked, ho uno di Sok. Ok, prima di uscire tira Radiant, anche, quindi fa luce. Tira anche l'iniziativa, perché adesso si stanno avvicinando molto velocemente. È un tiro di agilità. E basta? Prendiamo un punto fortuna. Si contano i successi. Prendiamo un punto fortuna. Vai, spendiamolo. Quindi uno giallo, uno bianco. Uno bianco. Io sono agilissimo. Zero, però. E non ci sono skill per l'iniziativa, no. Giusto? È solo agilità. È puro senza contrasto. Tre successi. Due, no, successi e un vantaggio. Due successi e un vantaggio. Loro avevano fatto due successi, quindi sei il primo. Poi ci sono gli scavi. Oh mio Dio! Non sono emozionatissimo. Sono scaven veramente. Sono scaven che veramente. Belli gli scaven. Adesso scazzi. Tocca ad Alarico. Io vedo qualcosa. Eh sì, perché io adesso lui è in fiamme. Tu sei mani luce e lui è in fiamme, quindi vedete. Sì, no, io sono davanti a te e vedi, guarda, cioè vedete il disegno tutto. Della realtà.
giusto per farti capire. Vedete tutto quello che c'è nel... Sono completamente a vuoto. Davanti a me ho uno scudo che lo sto controllando di fuoco. Davanti a me. Sono... 6 Skaven che stanno avanzando, litigando tra di loro, cercando di mordersi come fanno in genere gli Skaven. Però non ancora... per ammazzarsi. No, solo per rompersi le palle e per vedere se qualcuno è abbastanza debole da ucciderlo. E emanano un fetore terribile, come e più della fogna che c'era di sopra. E sta a te. Sono in 6. Allora, intanto voglio sapere una cosa proprio base. Sono a raggio medio. Una cosa base. Beh, raggio medio non ci riesco, quindi avvicinarmi a toccarne uno. Se usi la tua manovra per spostarti, sì. Sì, sì, però... Se posso darti un consiglio? No, no, voglio chiedere appunto per questo a lui. Allora, io avrò già combattuto contro qualche mutante o qualcosa in giro. Vediamo, tira un dado bianco. Tirane due, va. Cioè, non ho mai combattuto in vita mia? Non contro mutanti. Contro altre cose, contro gente, sì. Sì, ok. A vista questi. 6, mi sembra come se io stessi andando contro 6 persone normali. Che quindi è meglio evitare perché in 6 ti saccagnano di botte. Allora, sono molto più piccoli di una persona, però hanno anche dei denti molto aguzzi. Più che altro non sembrano molto salubri, ecco. E allora io... Non sembra una buona idea, nemmeno buttarti in un pozzo di ratti è una buona idea, perché anche se sono ratti, 6 ratti che ti saltano addosso. Allora io mi metto di fianco a lui e preparo... Si può preparare l'azione? Mm-hmm. È una manovra. A quando si avvicina. Io mi sono messo, comunque vedi che mi sono messo poco davanti a te come per proteggermi. Sì, io mi metto di fianco un po' dietro, pronto per venire avanti, ma... Okay. Quindi... Mor, guarda questi ratti! Quindi davanti, ignora noi! Davanti c'è Ral. Vedi che loro stavano avanzando, devo si girano, perché hanno sentito, hanno visto la fiamma, la luce e tutto quanto. Si sono girati e stanno correndo verso di te, usano la loro manovra per arrivarti addosso. E in più ti attaccano. Beh, in quanti ci riescono? Quanto è largo il tunnel qua? Che loro sono più piccoli. Ma tu hai come funziona per parare qua? C'è qualcosa? No, è contro la tua difesa. Non ce l'hai. Non ce l'hai. Se non hai 3 o meno di forza o di hai so che non hai difesa. Ok. So il soak lo togli dai danni che ti fanno. La difesa gli tiri dei dadi viola di difficoltà. Loro non hanno difficoltà perché tu non hai armatura. C'è la difficoltà normale che è 1. No, scusa. 2 per il combattimento in corpo a corpo, anche per voi nel caso, la difficoltà base nel combattimento corpo a corpo è sempre 2. E cosa vuol dire che la mia ADR7 CR2 damage rate, ok, il danno è il danno base, più ci aggiungi eventuali successi, cose. Esatto, però devi colpire, devi colpire, se no non conta niente. No. CR2 critico 2. Quanti boon devi avere per fare critico? Ah, sono i boon per fare il critico. Ok, e vabbè, Pierce 2 immagino che non li soak. Ignori i soak 2. Loro vi attaccano, ti attaccano semplicemente saltandoti addosso e cercando di morderti, graffiarti. Puzzano in una maniera incredibile. Ma hai già vomitato, quindi non c'è più niente. Non c'è più niente nello stomaco. In Thailandia ho scoperto che il mio stomaco non esiste questo problema. Puoi vomitare più volte. Questo è caduto. Che è un critico. Hai tirato il giallo? Sì. Però viene per noi il giallo, no? No. No, il critico è per loro. Ah, il critico per sì, me. Però era come dai Sigmar, dovrebbe colpirli a loro. Però dovrebbe no. Sapere quanto è fatto male sto gioco. Sono d'accordo. La cometa è la cometa e... La cometa è la cometa, se nessuno ci dà la cometa... Esatto. Allora, ti colpiscono, ti fanno 5 danni. Quindi 2. E subisci una fatica perché inizi a sentirti un po' indebolito da questa loro puzza. Va bene. Veramente terribile. Quindi prendo un altro token. Prendi un token di questi. Quanto soak hai? 3, quindi 2 danni. Quindi 2 danni. I danni si mettono con queste bellissime carte che rappresentano i danni. Quando ti fanno un critico, ne giri una e vedi che cosa c'è scritto dietro. Okay. Domanda. Il recharge. Qua dice che l'effetto, se colpisco, tolgo un recharge token. Sì. Ma vuol dire che è in aggiunta a quello che togli comunque ogni round? Beh sì. Oh, ok. Sono 5 quindi loro. Sono in 6.
Sono in 6, ma sono, cioè, uno sciame unico che combatte. Adesso ne sono arrivati 2 perché erano quelli che ci passavano nel corridoio. Ma questi erano solo 2. Sì, gli altri sono un po' più dietro. Va bene, blast, sparo. Vabbè, si sono avvicinati, quindi c'è la mia azione preparata. Sì. Vai. Cos'è l'attacco? L'attacco dipende che cosa ti dice la tua carta. As a hand weapon VDR 7. Ok. Quindi hand weapon sarà forza? In genere è forza, e se hai una weapon skill ci aggiungi anche la weapon skill. Assolutamente no. E allora è quello, loro di difesa hanno 0 come voi. Quindi 2. Quindi 2 viola. Quindi non colpirò mai. Spendo un punto fortuna. Sei in stealth rossa? Sì. Tiri anche 2 tagli rossi. E spendo un punto fortuna. Anche tu vai sull'offensivo, quindi. Eh sì, vabbè, si inizia così. Poi no, di solito sto... Perché siamo in 2. No, io devo sempre... Noi siamo in 2. Aspetta. Allora. Questo è un successo. Questo è quello strano. Quello è un successo, successo e un vantaggio. Bull. Sì. Quindi 2 successi se ne vanno con questi. Questo è... Un successo, quello e una è un successo e una fatica, sì. Quindi ho fatto 2 successi e uno svantaggio. Ah, giusto, tu avevi già una fatica prima. Sì, quindi tiravi anche un nero perché era un attacco fisico. 2 successi e 2 svantaggi. Con 2 svantaggi quando attacco... Ah no, questo qua è quando lo invoco. Non lo so, cosa fa il successo quando combatti e attacchi uno con un pugno? Soffri una ferita, che è la roba standard degli uomini bestia. E cos'è la ferita? Tolgo da qui wound threshold? No, quello è il limite a cui arrivare prima di morire. Hai quelle... soak? Quanto 2. Hai? Ah, ok, allora non subisci un cazzo. Ok. Senso. E di avere soak, scusami. C'ho uno della veste più uno del blitz. Ah no, scusa, non subisci uno di danno, subisci una ferita. Ah, scusami, allora io prendo la ferita in meno. Perché ho anche la veste. Ma no, è una ferita. Ah sì, perché non è danno. Base, la veste ce l'ho. Devo girarla e vedere cosa fa. No, però no. Solo se è critico. E gli faccio quindi 7 danni. Pierce 2. 7 danni, quindi gliene fai 7. Perché loro hanno uno di assorbimento. Com'è che lo uccidi? Quindi bruciandolo. No, gli faccio il praticamente. Gli metto la mano sulla fronte. E gli si inizia a putrefare la faccia tipo l'ultima crociata. Ok. Poi gli si inizia a bruciare piano piano la faccia e poi mentre sta cadendo... È morto? È morto. Mentre sta cadendo gli chiudo gli occhi, che ormai sono però senza palpebre e mezzi sciolti. Ah, uccidetelo, uccideteli tutti! Parlano Rickspin? Sì. Attenzione. Vado io, allora io tiro. Quindi 5 dadi che sono la mia caratteristica. 2 dadi di sfiga perché ho 2 sfighe. Un dado bonus di spellcraft perché è un incantesimo di primo. Un dado di spellcraft perché. Tu hai 2 stress o 2 fatiche? Perché non è la stessa cosa. Erano fatiche. 2 fatiche. Le fatiche sono una roba di cose fisiche. Ok, quindi fatiche così, quindi tolgo questi dadi bene. Togli quelli neri. E 3 purtroppo della stessa cosa. Sì. La difficoltà del tuo incantesimo che stai facendo? La difficoltà del mio incantesimo è un viola segnata su. Un martello, basta in realtà. Basta che no, la difficoltà è quella sotto al un viola. È un viola. È un viola. Mettici un viola. Questo. E mettici no, basta dallo di testa. No, non è un attacco. Bene, non ho fatto quello che dovevo fare. Ti fai una beh, fatica? Faccio un male porco. Allora, aspetta. Quelli bianchi... Tieni la fatica, quello c'è sicuramente. La fatica dov'è che è? È quella macchiolina di sangue sul dado rosso. 1, 2, 3. Quello è un vantaggio o un successo? 4 martelli, 5 martelli, 2 vantaggi e uno svantaggio. Togli un martello. 4 martelli e 2 vantaggi. Quindi con un vantaggio un danno in più. E con no, 4 hai martelli. 4 martelli e 2 vantaggi. 4 martelli, li faccio 6 più intelligenza danni. Quindi ne puoi applicare 2 se una costa 1 e una costa 3? Se ne hai abbastanza. Ah no, se mi dici un successo più 3 successi, no. No, ok. No. Li faccio 12 danni. Perché li faccio 6 più 5, 11. Perché con 3 sì. Cose diventa 6. Uno di questo vale 1 in più. Anzi, 12 più un critico li faccio. Beh, direi che è morto. E con questo spendo 2 punti. Ne avvampi 2 nelle fiamme. 2 punti e poi cosa succede? 2 bravo, hai fatto bene a toglierli dopo perché ripeto, perché è importante. L'ho visto solo prima che tu lanci l'incantesimo.
Poi vedi se è abbastanza, tra virgolette, mana da dargli, perché se, non è, se fallisci ti costa un punto. Ok. Non, se ti costa 7, ma fallisci a lanciarlo, ne perdi uno solo. Ok, bene. Tolgo anche uno di ricarica nello scudo. Sì. E ne hai uccisi due, che sono stati consumati dalle tue fiamme. Due ne ammazzo? Sì, perché come già in Guerre Stellari... Figa questa roba. Infatti mi preoccupavo di cazzo, faccio 12 danni, ne bastano 5. I, i PNG hanno, quelli di livello basso, sono dei gruppi, sono degli dei gruppi di henchmen. Quindi in realtà hanno un punto di punti ferita unico. Ogni tot punti ferita che fai ne uccidi uno. Oh, vedi che sono completamente pervaso dalla magia del fuoco e sembra, cioè, sembra che la situazione è pericolosa. Il soak conta con le magie. Sembra una dinamite. Il soak conta anche con le magie. E quindi in realtà le vampate che mi arrivano a me mi fanno un po' di calore. In questo momento sono benedetto da mor. I tre che rimangono, che sono quelli che erano rimasti un po' più indietro, si guardano. E scorrono verso di te saltandoti al collo. Sempre in due? No, si buttano in tre, hanno un dado nero perché si buttano uno in più. Tipo due ti mordono sulle ginocchia e uno ti salta in faccia. Tu adesso hai ancora difesa? No. Io non ho difesa, però assorbimento sempre. Vabbè, quanto. Quello lo assorbo e basta. Non mi interessa. E loro spendono alcuni dei loro dadi fortuna, tipo uno. Ah no, scusami, sono passati almeno due round. 6 power mi costa, ne ho tolti 2 e ne ho tolti altri 4. Loro fanno 4 successi e una cometa. I tiri di Claudio, benvenuti. Allora, ti fanno 4 danni. Successi e un critico. Quindi 4 danni, okay. E ne togli 2. E sono 2 danni. No, che ne tolgo, io ne tolgo 4. Ne tagli 4. Perché ho, sono 3 di stance. Che mi dà soak 3. Ok. E uno di armatura. E allora ti becchi solo il critico. Che è un trauma minore. Aggiungi un nero a tutti i tiri di intelligenza. Ottimo. Che poi per te è proprio fantastico. Perfetto. E sta a Claudio, a me. Al Larico. Tu non hai qualche modo di togliermi queste ferite o di farmi togliere lo stress? Sì, quello che sto vedendo, ma sto picchiando. Io di essere quindi, curato. Ma sto picchiando ora. Il master ha zero culo, ovviamente. Io scendo di uno sulla stealth. E i denti di queste villiche creature non possono niente! Mor, guarda loro, ignora noi! E gli metto una sulla spalla e provo a fargli il Blessing of Earth. No, anzi, Healing Hand che è più potente. Tu hai ferite anche? Sì, ho 3 ferite. Sì, ma c'è 3. No, 2. Ah, 2 ferite. Ah, 2 ferite. Il critico conta come critico e ferita. Quindi ha 2 ferite. Sì. E una ferita critica di queste due. Sì. Esatto. Perché stavo pensando se mi conviene fare la cura. Sì, faccio la cura. Sono un rosso. Figo l'assorbimento, eh. Beh, posso spostarmi dopo, si fa la manovra dopo? Sì. Quindi perché mi conviene prendere però, due di rossi? Sì, la manovra la puoi fare dopo. Quindi due rossi. Ah, però è quello che ti ferisci, no, un rosso solo. Più invocation, quindi ta, 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 ta. Ok, posso direi. Difficoltà? Aspetta, guadagno 1, qua si toglie 1, qua si toglie 1. Difficoltà inizia ad essere complicato. Difficoltà è un... niente. Niente? No, okay. Però io al momento non sono engaged. Perché sono no, perché indietro. C'è lui in mezzo. Però sono engaged con lui. Sì. Poi non sono un nemico. No, ma devo essere engaged con te perché è un tuo. Ah sì, sì, con lui sei ingaggiato. E, non e se sono ingaggiato con i nemici c'ho una penalità. Una penalità. Buonissimo. Beh, ottimo. Però sei successi. È un, allora, con questo subisco uno stress. Blu. Ah, è sempre la stessa è cosa. È lo stesso da un lato e dall'altro. Ok. Subisco uno stress, però ho fatto 6 successi e con 6 successi recuperi 2 ferite. Quindi due critico, ferite normali. Il critico ti rimane togli una ferita sostanzialmente. E non hai modo di togliermi la fatica, tipo?
Quella è un'altra cosa. O il critico? Dopo, il critico solo se muori. O se facevo... Quindi questo che mi rimarrà finché non dormo. No, in realtà anche per quello devi fare dei tiri di robustezza e vedere se ti passa. Io avrei una magia per togliere. Vabbè, direi che il mio turno è finito. Aspetta, no, devo spendere. Aspetta, giusto? Aspetta che forse non ce l'avevo. 4 e devo fare per forza carry favor. 4 pieti. E questo. Attenzione, 4 su 5 successi e un vantaggio. Col vantaggio guadagno un favore. Con 3 successi, 6 a Esabova, 6. Quindi 7 in tutto. Quindi ne do 2 qua e sono tornato, sono anche sopra di 1. Ok, fine. Niente, io mi muovo indietro per poter lanciare senza avere penalità come manovra. 5 di intelligenza, 2 gialli perché spellcraft, 3 della stance e 1 nero della sfiga che ho appena avuto. Non sai che non so se ti conviene andare così aggressivo? È l'unico modo che... più sono aggressivo, più ho assorbimento. Ah sì? Sì, l'assorbimento è uguale... Le ferite. Però l'assorbimento è pari a quanto sono... Ma quelle ferite funzionano al soc, quelle dei dadi? No, perché sono ferite, non sono dadi. Se no è stress poi. Però sono bravo, vedi. Qua, qua prendo uno stress in più. La fatica. 2 fortune. No, ma una fatica o uno stress? Questo va via con questo. Dall'azione, credo. Sì, giusto. Quindi c'hai 2 stress. Quindi hai anche 2 neri. Un nero, scusa. Perché? Perché quello di prima era uno stress, non era una fatica. Yes. Quindi ho... 3 successi, 2 vantaggi. 3 successi, 2 vantaggi. E con 3 successi e 2 vantaggi puoi... Niente, ce ne volevano... Ah, con 2 vantaggi ignoro l'armatura e con niente mi entra l'incantesimo normalmente. E cosa, cosa fa? 3 più intelligenza. Niente, perché questo non è della mia scuola, quindi solo 8 danni. Non posso usare solo neanche... Solo 8 danni. Non posso sommare neanche il roba. Però solo. Uccide un altro. Ricarica e ricarica. Via. E questo qui mi costa poco però. 3. Alla fine del tuo... È alla fine all'inizio che si recuperano i punti. All'inizio credo. L'inizio. Ne prendi uno. Mi rimango a 3. Io ne perderò uno invece. Ne rimangono 2 che si guardano e scappano. Devo fare disengage. Sì, non hanno fatto nulla, quindi la loro manovra fanno disengage e poi con la seconda manovra, sì. Okay. E con la seconda manovra iniziano a correre e vedete che corrono in 2 curricoli diversi. Io faccio un cenno a sinistra. No. Tu vai a destra. No, non è una buona idea. Ce ne saranno altri probabilmente. Guarda quanti se non li chiamano, ci sono. Io corro verso quello di sinistra. Vabbè, corro verso quello di destra. Se usate tutte e 2 le manovre, li raggiungete. Non ne basta una? Una l'hanno usata per far disengage? Ah beh, sì, giusto. Quindi una e attacchiamo. Una e... Che 2 contro 2. Viola? Aspetta. Dadi neri. 1. 2 taglia 1-1-1. Uno lo perdo perché sono al cap. Più un rosso. Non credo proprio. No, no. 0 successi e 3 bane. 3 bane. Cosa fanno i 3 bane? Con 3 bane becchi una ferita. Quindi niente. No, una ferita. Ah, no, una ferita. Sono assorbito. Non un sock. Non un danno. E l'altra ferita che avevo? Non so. Ne avevo un'altra. Alla fine non me l'hai data. Sì. Mi pareva di sì. Beh, hai 2 ferite. Allora, niente, io all'inizio del mio turno cambio anche stance gratis e mi sposto di 1. Solo 2 offensive. Poi recupero un punto gratis all'inizio del turno, vado a 4. Tolgo uno di ricarica tutto.
Questo mi costa 6, quindi non posso usarlo. Utilizzo di nuovo puoi il usarlo, dadde. Eh? No, perché mi costa 6. Puoi fare channeling. Devi prima provare a lanciarlo, se non ti basta. Tu ci puoi mettere anche due round a lanciarlo l'incantesimo. No, lo voglio lanciare subito prima che scappa. Utilizzo il dardino normale. Puoi anche. Il mago può anche fare quick casting, però tira in più cose brutte. No, no, ma non lo vogliamo sapere. Perché sennò tu puoi provare a lanciare l'incantesimo. Se non ti riesce, ti togli uno. Se ti riesce, ne metti quattro. Puoi provare a fare channeling. Se non ti riesce, il prossimo round lo lanci. No, voglio lanciarlo subito. Ah, semplicemente aggiungi un dado viola alla difficoltà. Per lanciarlo velocemente. E cosa cambia? Beh, il dado viola può essere anche... No, cosa stessa. Cambia che lo lanci che se no lui, il mago, non può fare channel e incantesimo nello stesso turno. No, io lancio l'incantesimo normale, il dardo base che mi costa 3, tirando tutti quei dadi. Perché è una manovra per lui? No, è un'azione. È un'azione per lui. Però aggiungendo uno di difficoltà lo può fare nello stesso round. Allora. No, magari channeling funziona diverso dal prete, magari lo devi far prima qua. E questi sono. Il prete lo devi far prima. Faccio 5 successi e basta, niente culo, niente sfighe e niente, li faccio 3 più intelligenza, 8 danni. Uccidi quello che stava correndo via da te. Ma mentre ne rimane solo uno, inizia a urlare nel tunnel mentre usa la sua manovra per fare disengage e poi per andare avanti. Non prova a correre il doppio senza disengage. In realtà potrebbe prendere una fatica e fare una terza manovra, come voi, che potreste fare. Sì, potete fare due manovre, le fate a gratis. No, no, allora, io torno indietro allora all'imboccatura del tunnel. Anch'io torno indietro correndo all'imboccatura del tunnel. Mi sparisce l'alone sulla mano. Mor, aiutami. Non farmi sentire le tribolazioni mortali. E lancio Blessing of Health. Che è Invocation. Un nero e un altro nero per la cosa. E spendo anche la fortuna. Hai preso il dado nero dello stress? Sì, un in più. Wow, 3 successi. Ottimo. 19 dadi, mi servivano i favori. 3 successi, posso scegliere se togliere 3 stress o 3 fatica. Quello lo puoi fare anche su di me, però, Roma. Sì, mi tolgo le due fatiche o lo stress? Tolgo lo stress. Purtroppo, tolgo lo stress. Niente, anch'io. E sentite in lontananza. Mi stanno arrivando altri. Dobbiamo scappare. Dobbiamo andare. Quanto sono pesanti i cadaveri di questi scaven? Non molto. Beh, tipo... uno in due ce la facciamo a prenderlo. Facile. Un bambino di. Portiamone uno con noi. Sì. Lo prendo uno dai piedi. E corriamo via. Prendo le mani prima, ma andare via. Mentre vi allontanate nel tunnel con il vostro scaven in braccio, fatemi un bel tiro di agilità. Contare i dadi di fatica che avete. Vabbè, io prima allora provo un a fare successo. Su di lui l'altro invocation con l'azione e mi prendo piuttosto una fatica per fare una manovra in più. Sì. Sì, una fatica. Una fatica per fare una manovra in più, così non lo rallento. E mentre andiamo, prova a lanciarti il Blessing of Health. Tu quanti dadi neri hai tirato che non ho visto? Ho tirato un dado nero e due blu. Ok, però tu hai due fatiche, quindi di dadi neri ne dovevi tirare due. Io non ho più neri su questo. Un successo sempre. Sono un rosso, due bianchi. Vabbè, conto un nero. Attenzione, sono 4 successi e una cometa. La cometa purtroppo su questo non c'è, su altri c'è. Può essere la cosa che vuoi la cometa, quindi sì. Un vantaggio. Conta come quello che vuoi. Un vantaggio. Quindi con 4 successi e con un vantaggio non ci faccio un cazzo. Però è un prova di willpower, recupero uno stress, che non ce l'ho. Devo togliermi l'altro. Puoi scegliere se toglierti 3 fatica o 3 stress. Ma mi tocco quelli mentali e uno. No, no. 3 o O. No, ora mi tolgo quelli mentali. Ok. Mentre scappate sentite che ne stanno arrivando parecchi altri.
la vampa di odore che si sta avvicinando è ingestibile, però bene o male riuscite... crollare qualcosa. Tu hai fatto la prova di agilità, no? Perché prima hai fatto giusto la tua prova. Che era 2 con 2 contro... Anzi, sai che ti ricordo? Claro. Che ti sei preso una fatica in più. È più intelligente togliere invece quelli dello stress. Ce l'hai lì di fianco. Tolgo quelli fisici perché se abbiamo scappare è intelligente. Basta, solo così. Uno svantaggio. Allora, mentre state scappando con il con lo scaven tra le braccia, e ti sto chiedendo, poi compagno Ralph al crollare questo tunnel. E ce l'ho fatta. E arrivate in fondo al tunnel. Tu riesci a uscire dal tunnel senza problemi. Tu sei rallentato perché tra passargli lo scaven, la melma e tutto quanto, e la fatica che ti si è accumulata, la puzza terribile, riescono a farti un attacco. Certo, si avvicinano? No, sono da lontano. Ah, ok, peccato. Se non li facevo cagare sotto. Stiamo trovando aggressivamente comunque. Oh. Ci manca il task. Una è scappata e ti hanno fatto 3 successi e un vantaggio. Ti beccano con una freccia. La freccia è particolarmente dolorosa perché tu hai soak 1 perché mi è finito l'altro. Ok, quindi ti farebbero 4 e 2 6 danni. 5. Quindi 5 e un critico. Perché? Con un successo solo il critico? Perché ho fatto 2 successi e con 2 successi fanno danno normale più un critico. Ah. Figa gli archi. Tieni. E questo è il quindi critico. Quindi sono 6. Sì, perché è più un critico. Ah. Flash wound. La difficoltà per rimuovere questa ferita è il numero di ferite che hai adesso. Riesci comunque alla fine ad arrampicarti su dal tunnel e in quel momento senti una specie di scarica elettrostatica, ti si alzano i peli sulle braccia e dietro di te senti una specie di serie di piccole esplosioni e il tunnel crolla dietro di voi. Io non ho lanciato qualche incantesimo? No. E mi guardo intorno. Sono stati loro. Che no, bello, sono stati scoperti. Sono bastardissimi. Io arranco e provo. Beh, saranno passati 2 round da quando siamo scappati. Sì. Provo per prima cosa a curarmi le ferite, curarmi lo stress. Quindi è health 2 ta ta ta. E giustamente ci fanno notare che per fortuna non avete beccato uno stregone del ratto cornuto. Ma neanche un veggente grigio. Neanche un veggente grigio. Erano gli ubi questi. Sì, questi erano, non erano neanche ratti assassini. Cosa vuol dire la clessidra? La clessidra vuol dire che ti rallenta ancora di più la ricarica. All'azione che fai ti aumenta 1 di recharge. Ma quindi sul tocco di mora è più potente? Sì, su certi stali è più potente. Sì. Ma quelli a durata è più potente? 2 ricarica. Devo sperare di tirare clessidra quando attivo lo scudo. Minchia, quando attivo il coso devo sperare clessidra. Comunque, ma è solo sul verde le clessidra. O il master può decidere se esce la clessidra di rallentarti o di spostarti di iniziativa. Ok. C'ha più senso perché sennò è più potente. Però in realtà poi ci stai che continuati se sei più pagato durante più. Vabbè, comunque, quindi mi aggiunge 2. Sì. E 2. Tiro, vabbè, ho fatto 3, 4, 5 successi, mi curo 3 di questi, e per favore, e poi quando siamo andati più in là, provo anche a curarmi le ferite. Potete anche provare a curarvi senza la magia, eh. Io ve lo ricordo. Come? Allora, blu. Potete fare un tiro di first aid. La difficoltà è pari al numero di ferite della persona. Mi lancio l'incantesimo per ora. Io provo a fare first aid su me stesso. Posso curare anche le ferite critiche, no?
per curare le ferite critiche, adesso te lo dico. Questo è il recovery. Ferite critiche posso curarle io. Sì. Minchia, grande, figa. Però solo quando stai morendo. Sì. Se no... No, se no non c'ho modo. Ah no, com'è la difficoltà per curarvi è 1 se siete feriti e non avete ferite critiche, 2 per curare le ferite critiche. Quindi devo mettere 2 viola, sarebbe la difficoltà, no? Ma questo per cos'è? Curare... First aid? Sì, first aid. Io comunque ho fatto 2 successi, perché la cometa la posso far valere un successo, no? Mm-hmm. Che pacco. 2 successi e 2 vantaggi, quindi con 2 successi recupero 2 ferite, con 2 vantaggi ne recupero un'altra. Ok. Niente, Cla, io provo a fare first aid su me stesso, quindi con 2 difficoltà perché ho un trauma. Sono bravo. Faccio 3 successi. Il dado nero per il trauma. Quindi, questo va via con questo. Com'è che hai detto per curare la... Questo va via con questo. Faccio un successo e 2 fortune. Com'è che si fa la critica? Allora, per curare una ferita critica dovrebbe essere 2, ma quella ferita critica è bastarda. Ma la severity? Sì. La severity? Sì. Ok, quindi la severity di questo sarebbe 4. Sì. Quindi prima devi curare le altre, tradotte. Ah no, aspetta. Equal to the number of flesh wound affecting you. Ah, allora è 1. Quindi in è 1. Caso. Perché mi sembrava flesh Beh, wound... 1 più 2 di base, no. No, la no. severità è 1. Ah, quindi è più facile. La severità di una ferita normale è 2. Questa è. Ma perché la tua è un trauma minore. Ma infatti mi sembrava strano dal nome. Questa è una flesh wound, cioè una ferita. Leggero. Una ferita. Però se ne hai 5, la difficoltà è 5. Ok. Quindi è, scusa, first aid che sì. è int più giallo contro un viola e un nero? Sì. Perché il nero? No, niente nero. Ah no, perché tu hai tirato il nero? Perché lui ha tirato il nero perché aveva. Beh, io comunque faccio questo in totale. Oh, dolore. Allora, se ci riuscite, potete no, recuperare. Non ci sono riuscito. Ho fatto Ma un lui sì. critico. Lui ci è riuscito. Tu recuperi un numero di ferite. No, tu recuperi la ferita critica perché stavi curando. E io che ho fatto 2 successi, un vantaggio e una meteora del caos. Allora, con 2 successi. In teoria ti curi la ferita. Però cosa fa il critico? La stella del caos. Ne prendi un'altra. No, in realtà la stella del caos è il fumble. Quindi non ci sono riuscito perché conta nel tiro. Oppure è come no, Star Wars che è come Star Wars anche... che puoi riuscire a fare fumble. Quindi me la tolgo tiro. Te la togli. Quindi togli una leggera, ma ne prendi una grave, perché direi che mentre No, e cure... il problema è che mentre ti curi ti rendi conto che quella freccia che ti hanno sparato alle spalle era sì avvelenata, e adesso vado a cercare perché c'è avvelenato. Pensavo un giro 2 di queste. No, no. Allora. Compagnoral, aspetta un momento. Mi accascio quasi per terra. Vabbè, vediamo, magari paralizza il avvelenato. È appunto, quindi mi paralizzo a caso. No, è proprio questo. È un veleno che inizia a entrarti nella mente. Già tu sei sensibile alle visioni, e in questo momento iniziano a fartisi dei dubbi in testa. E ogni volta che pensi a che cosa è successo, pensi che sicuramente sta per andare peggio, perché se gli Skaven sono veri e non sono solo delle leggende, allora sotto l'impero c'è un impero ancora più grande che è in grado di spazzarlo via, e se Morty ha mandato qua è solo perché voleva farti vedere qualche cosa negli ultimi istanti della tua vita, perché la fine dei tempi è arrivata e tu non hai più nulla che si possa fare. Siamo perduti, compagno Ral! Andiamo, andiamo, l'uscita è qui vicino. Coraggio, cerco di tirarti un po' per il braccio. Ci sono i ratti. C'è un impero, già, le dobbiamo leggende avvertire sono gli vere. Altri. Dobbiamo avvertire gli altri, muoviti. Possa Mor non guardare verso di noi quest'oggi. Tu torni indietro seguendo la strada che avete fatto. Io deliro. All'andata, mentre lui continua a delirare, portandoti sotto braccio questo ratto gigante. Mi prendo un'altra fatica da solo, perché mi sto portando un ratto di 20 kg. Direi che prendo un'altra fatica. Va bene, io non mi sembra democratico. Io non ti dirò di no.
Fai un po' fatica a portarti dietro. Te l'ho aggiunto apposta. Fai un po' fatica a portarti dietro Alarico perché è veramente difficile sopportarlo mentre questo delira. Ogni tanto si ferma. No, non ce la faremo, moriremo tutti. Ogni tanto mi nascondo. No. Ogni tanto mi nascondo e faccio. Shh, Mor sta guardando verso di noi. Non facciamoci trovare ora. Non è ancora il nostro momento. Ma lui ogni tanto non lo sa. E guarda comunque. Muoviti, mi nascondo. Ok, è non passato. Non è il momento, muoviti. Ah! E arrivate fuori da dove siete arrivati, c'è quella scalettina di nuovo ricoperta di merda e piscio. E salgo. Fai un altro tiro di agilità, perché salire la scala ricoperta di merda... Cazzo, perché mi sono dato la sfiga, non dovevo darmela. No, non sono zero, sono un fallimento e un boon. No! Faccela più forte perché Mor sta guardando in questi tunnel. Faccio minor blessing. Riesci a tenere aspetta, lo scalpel. Un tiro in più. Ok. Perché è una reazione. In un bianco. Sì. Riesci a tenere lo scaven. Scivoli però dalla scala negli ultimi. Gli ultimi gradini. Picchi la faccia davanti. Ti fai una piccola ferita. Ti sta prendendo gusto con le carte, eh? Sono facili. Ci riprovo. No, sei riuscito a salire, solo che ti sei beccato un gradino in faccia mentre uscivi. Ce la fai? Un piolo più che un gradino. Tendo una corda giù, se ce l'ho. No, beh, ce l'hai, sei un povero. Io sono molto meno faticato di te. Giovane minchione. Però, difatti, quando arrivo su, io prendo e inizio a correre dritto verso. C'è un tempio di Mora, immagino. È il cimitero. Corro verso il cimitero e vedo. Ah, i ratti sono ovunque! Correndo verso. Beh, io lo lascio correre verso il tempio, non cazzi faccio suoi. Niente, cazzi suoi, cioè, non è che sono responsabile. E quando esco vedo, cioè, intorno c'è qualcuno, non lo so. Allora, dove siete voi no, perché siete... Ricordo che ho uno scaven sotto braccio, è siete nel vicolo dietro ai palazzi dove vengono buttati i rifiuti, quindi qua la gente non si sofferma esco. Molto. E senti da lontano, fallace la vita di tutti, pentitevi! Vabbè, ci sta che si è spaventato, penso nella mia testa. Esco dal tunnel, non so che è avvelenato. No. Esco dal tunnel. Dal vicolo. Dal vicolo, sì. Però di solito sono molto più ottimista. Ti ritrovi dove eravate prima. La zona è quella della taverna. Sarete a due isolati dalla taverna. C'è qualcuno che passa? Zero? Scopriamolo subito insieme. In questo momento non c'è nessuno. Io inchiodo. Perché, ok, che c'ho tutto perduto, ma... Il mio compagno ha bisogno di me, si sta portando dietro. Beh, se è così, quindi torno indietro, però con gli occhi stralunati. Dobbiamo portarlo a qualcuno? Il tempio di Mor ci potrà aiutare. Dobbiamo trovare le guardie. Cammino. Sì, sì, per la città. Sì. Mi sembra un'ottima idea. Sì, sì, sì. Andando sì. Comunque in direzione della squadra di magia, ovviamente. Okay. Sì, sì, sì. Fammi un tiro di education che non hai, quindi fai un tiro di intelligenza. Sarà la prossima abilità da prendere, education, mi sa. Bene. Però forse perché hai due di stress, quindi due niente l'altro neanche niente, che bravo che sono. Ti viene un colpo di intelletto mentre stai pensando di portare le guardie. Forse le guardie non è la cosa migliore. Forse la torre dei maghi è la cosa migliore. Andare da una guardia con un mutante sotto braccio. No, o un cacciatore di streghe. Io ho detto a lui che andavamo dalle guardie. Ah, okay. Però io sto andando verso la torre di magia. Perché sai che. Sai che andare dalle. Infatti, ti ho detto che andiamo dalle guardie. Ah, però okay. Sto andando verso la torre di magia. Andare dalle guardie con un mutante sotto braccio, benché morto, due domande se le fanno e si danno delle risposte che poi sono sbagliate. Perché sono guardie e non stanno a pensare troppo a lungo. Anche perché non lo sanno che gli scaven teoricamente non sono dei mutanti, no? No, in teoria razza, no. Beh, io cerco di andare verso la torre di magia. Non vado molto per il sottile, nel senso non sono uno che va, non vado furtivo tra i vicoli, vado diretto verso la torre di magia. Ok, tira un dado viola, vedi se c'è una stella del caos. No, basta. Riesci ad andare, non è particolarmente una giornata affollata, quindi nessuno nota. Io posso far entrare il fardello che hai sotto braccio. Nella torre con me tranquillamente. Apro. Sembra che tu abbia solo un fagottone gigantesco sotto braccio, quindi apro. La vedo la guardia quella con cui ho parlato mentre siamo alla torre dei maghi? Sì. Io lo guardo, voglio che se la vede, gli faccio. È tutto
tutto perduto, è tutto perduto. Dentro con lui. Con chi potrei parlare io? Forse proprio col capo del mio ordine, perché questa roba qui. Il capo del tuo ordine, magari non ci puoi arrivare direttamente perché non ci hai mai parlato nemmeno tu. Però puoi parlare con uno dei tuoi insegnanti. Va bene, parlo con uno che potrebbe, diciamo, a me interessa comunque una scalata all'interno di questa torre. E quindi parlo col mio diretto. Janus. Cerco Janus. Compagno Ral, gli occhi rossi che ho visto nel sogno erano come quelli di quelle bestie. Allora, adesso stiamo tranquilli perché stiamo andando a parlare. Come facciamo? Con il mio maestro, gli racconterai quello che hai visto. Ma a tempo debito. Racconta tu. Va bene, stai tranquillo. Sei stato bravo. Tutti perduti. Non è vero. Sigmar e Mor ci aiuteranno. Sigmar è morto? Sigmar e Mor ci guideranno. Abbi fede. Cerchi Janus e ti dicono che è nella stanza delle ceneri. Ma nella stanza delle ceneri lui non può andare. Lui può stare nella zona, diciamo, dico, quella. Aspettami qua. Ti attenderò qui, sì, compagno. Mi sembra un'ottima pubblica, idea. Che non è pubblica neanche quella, però diciamo la zona dove se devi fare tra qualcuno resta lì. Aspettami io, qua. Io in frattempo prego Mor. Le stanze non ci sono se sei fuori combat. Sì. Sì, in teoria ci sono lo stesso le stanze. Però parti sempre da questa e puoi scalare solo di uno. Cioè puoi essere sì, uno. Posso esserlo. Era uno verde, quindi rimane uno verde. Questa è la conservativa invece di stanze. Sì. Molto più fine. L'offensiva è pericolosa. Buono. 4 successi, 2 vantaggi. Sì. Con 4 successi e 2 vantaggi mi tolgo. Non aveva difficoltà, vero? No. Recupero una critica ferita con 3 o meno di severità. Questa non è una ferita, è considerata critica? E non è una ferita quella, è un veleno. Però si può considerare una ferita. Ok, perché me ne tolgo una con 3 o meno. Sei fortunato, va a 3. Con 3 o meno e con 2 vantaggi mi curo anche una normale. Minchia, che bomba che sei. Sì, ho scoperto adesso, posso curare le ferite critiche. Però devo fare 3 successi. Ci piace. Quello è il potere di Sigma. Io sono fermo a pregarmi, a pregare. E il veleno piano piano. In realtà è stato il vento magico dell'ordine splendente che qua è più forte, quindi ha bruciato il veleno. Però lui non lo saprà però mai. Per me è Mor, grazie Mor, che adesso hai guardato, ora guarda da un'altra parte. Perché sono ancora ferito. Guarda, non troppo. Per me Mor è un po', lo vedo, poi magari non so se è così in Warhammer, quindi purissimi, perdoni. Però per me Mor... dal mio personaggio è venerato un po' un misto tra reverenza e Beshaba, cioè che sei il dio dei morti, hai una scaletta abbastanza complicata, se non guardi verso di me i miei compagni in questo momento io faccio un favore a te, tu fai un favore a noi, io posso portare la tua parola e va benissimo. Ottima idea, devo prendere un bicchiere. Niente, io tanto devi parlare. Mi avvicino a lui. Ral, lascio cadere proprio ai suoi piedi il corpo dello Skaven e dopo qualche secondo... Quale orribile abominio hai osato portare in questa torre? Sai cosa succede a queste creature quando le incontriamo? Vengono incenerite. E sai per quale motivo? Non possiamo permettere a nulla di insozzare i nostri... il nostro vento. Ce ne sono molte altre, maestro. Sì. Non per molto. Queste creature non sono mai in grado di unirsi davvero. Avete saputo... È il motivo per cui molti pensano che siano una leggenda. Avete saputo quello che è successo al membro dell'Ordine Dorato, maestro? Sono degli stolti che non sono in grado di vedere ciò che gli succede intorno. Era ovvio che sarebbe successo. Come ai celestiali. E come forse a noi. No. Noi siamo abituati a ben di peggio. Non sono certo dei... topi giganti a spaventare un mago dell'ordine splendente. Perché non hai visto la gente grigia? C'è un tunnel. Ci sono molti tunnel scavati da loro. E ci sono molte strade in questa città. Questo non vuol dire che ogni persona in questa città stia cercando di ucciderci. Ci sono molti tunnel? Bene. Moriranno più velocemente se faremo cadere i tunnel. Stai pensando un po' di essere un mago, tutti con la puzza sotto al naso. Non capiscono il pericolo. Ah no, non sono più avvelenato. Non capiscono il pericolo. È tutto quindi.
Mi chiedo un po' deluso, mostrandomi proprio un po' deluso. Cosa pensavi che facessimo? Mobilitassimo l'intera torre per andare a uccidere qualche ratto? Non sappiamo neanche quanti sono, Magister. Potrebbero essere molti di più di quelli che pensiamo. Forse stiamo sottovalutando la cosa, se vi ho permesso. E quali prove hai che ci siano così tanti di questi abomini? Ne abbiamo abbattuti 6. E ce n'erano molti altri. Siamo stati inseguiti da molti altri. Saranno stati almeno una ventina. Li ho visti con i miei occhi. E dove sono adesso? Se fossero così tanti, tu non saresti qui a parlare con me. Il tunnel è crollato. Vedi, avevo perfettamente ragione. Li uccideremo facendo crollare i tunnel. Beh, vi lascio le vostre cose. Mi dico un po' dispiaciuto. Che sarebbe un po' come dire: ammazziamo Mario facendo crollare i tubi. No, se è lui che li fa crollare, è lui che li usa. Ho dato un bicchiere che non ce lo devi lasciarmi. Che schifo. E niente, faccio comunque un inchino reverenziale ed esco. Nel caso tu trovassi prove di questa fantomatica tana di Skaven, faccelo sapere. In ogni caso, non prestare troppo orecchio alle parole di un mago dorato. Sono genericamente molto stupidi e poco pronti a reagire. Sì, maestro. E vado. Compagno Ral, immagino che non sia finita qui. Sento che Mora ha ancora molto da fare per noi. Quindi, qual è la prossima mossa, compagno? Quindi dobbiamo dormire e dobbiamo aspettare che sia qualcun altro a fare la prossima mossa. Noi abbiamo mosso la nostra pedina, ora tocca al nostro avversario. La notte porta consiglio. Questa volta cercherò di non ignorare il dono generoso che Mor mi ha fatto. Dormiremo in taverna questa notte. Mi sembra un'ottima idea. Così se Mor ti dirà qualcosa... Credo sia inutile rimettere mentre andiamo. Credo sia inutile riposizionare quelle trappole per topi. Erano un po' troppo piccole per quelle bestie. Inoltre il tunnel è crollato. Beh, non quello che porta la locanda. Andiamo a chiamare quel carpentiere. Sapevo che sarebbe tornato utile. E mentre uscite dalla torre andando a chiamare il carpentiere, si chiude la prima puntata di Warhammer Fantasy Roleplay, terza edizione. E figo. Secondo e siete me... sopravvissuti. Contro ogni aspettativa. Cioè, un macello nel senso... Tracciare tutto, però non so per chi ascolta. Per me il combattimento così è molto più divertente. È figo. Perché è un mix gioco da tavolo. È figo, il combattimento è figo. Bisogna vedere se una volta che c'hai tot abilità e inizi a lanciarne, tipo in un round che dura, in combattimento dura 10 round, ne lanci 6 diverse, che ogni round devi togliere 6 token, tenere i tempi di ricarica. Ma come fai a lanciarne più di una? Tu le puoi lanciare tutte quelle che hai? Queste? Tutte, beh, non sì. Tutte in un round. Però no, se ognuna ricarica 5, tipo... Ora no, ma le mie c'hanno ricarica poco. Questo c'ha 2, questo c'ha 3, questa è quella che c'ha più di tutti, questa c'ha 2, questa è quella che più c'ha, ma meglio. È tantissimo. C'è anche da dire ma io ne ho prese 4 in più. Che comunque... Ho speso 3 punti per le abilità. Non potete comprarne un milione. Cioè, non ne avrete mai 500 di azioni. Perché da si fare. Potenziano. Vanno a rank 2? No, perché costano tanto e quando ne hai comprate 2 poi devi comprarti il resto, se no non passerai mai di livello. Ah, quindi, sì. Ma quindi per passare di livello cosa dobbiamo pigliarci? Per passare di livello dovete prendere punti esperienza, con i punti esperienza dovete prendere tutti gli avanzamenti che sono queste segnati. Tre ferite me le tengo, cioè, consideriamo che nella notte tutto me le sono curate. Aspetta o che ti faccio dico, un tiro. Aspetta che... No, mi lancio incantesimi piuttosto. Sì, ma poi anche con gli incantesimi puoi farti male, quindi aspetta un attimo e vediamo. Posso farmi stress e fatica con l'incantesimo. Finché non esce una stella del caos. Allora. Giusto. Ma non tiro mai viola. Rest and recovery. Ogni notte recuperi pari al tuo punteggio di robustezza.
Quindi 2 e 1 nella tiro. Nella tiro questo tizio. Vabbè, quindi io posso tirare con l'automatico. Quella era il superiore automatico. E vabbè, anche lo stress e la fatica. Anche lo stress e la fatica, sì. Mi sono curato senza dormire. Ok. Pur una critica, due vantaggi, stress. E tu puoi non dormire mai? No. Beh, che è poi una cosa che a Fumble succede spesso. Allora, se vogliamo considerare il fatto che le fatiche ti derivano anche dalla privazione di sonno e quindi non muori e basta dopo che non dormi per un mese, le fatiche in teoria me le posso curare. Sì, sì, in teoria tu potessi non dormire. In teoria, però io proprio anche da giocatore... Ti rifiuti. No, cioè se stai un mese senza dormire ti puoi curare la fatica magicamente, ma poi ti si ferma il cuore di botto, secondo me. Ha senso. Quindi praticamente io devo prendere, cioè in più alle robe che ho, devo selezionare. Per avanzare alla prossima carriera devi prendere tutta quella roba lì. E per prenderla è sempre con... Cioè mi devo prendere. È diverso, però è una tabella diversa da quella che abbiamo creato. No, è uguale a quella iniziale, mi sembra. Non credo. Non lo so, devo controllare. Penso che sia perché da quella iniziale con due punti prendi quattro cose. Due azioni, che sarebbero gli incantesimi di azioni, nel mio caso. Sì. Ma io non però conta. Ne ho già due. Bisogna vedere quello poi. No, perché quelli li hai presi alla creazione. Però io ne ho tipo sette. Io sono già parecchio avanzato nelle azioni. Però ti manca tutto il resto. Sì, no, tutto il resto. Però bisognerebbe vedere se... No, le cose che prendi a creazione sono quelle che prendi a creazione. Sai che invece mi sa di no, perché per dire tre skill... Cioè io ne ho già 4-5 di skill e non ne riesco a prendere tre. Dovrei prendere le skill che non c'entrano con la mia carriera. Facile. No, secondo me in parte contano. No, no, magari quelle ma che prendi in più. Perché se no avanzi di livello a creazione del personaggio tra un po'. E no, perché a me mancherebbero comunque un talento che non ce l'ho. Ma poi cosa vuol dire conservati uno, reckless uno? Sono le stesse. Prendere un tu puoi comprare token in più. Anche le stesse. Di cosa? Conservati uno, reckless uno. Sì, tu puoi devo aumentare un token e un token. Okay. No, può essere che sia come dici tu, in effetti, logico. Lo so, però due azioni vuol dire che io al prossimo ho 98 spell. Sì, beh, però perché tu te ne sei prese 4 in più all'inizio. Una persona, tipo il personaggio di Gianni, non ha preso nessuna azione in più. Quindi due azioni in più sono un sacco. Io sì, poi ci sono anche quelle marziali comunque che puoi prendere. Quindi noi quanti punti di esperienza prendiamo adesso? Ne prendete 3 a sessione più uno se sopravvivete, quindi 4. Quindi 4, ok. Che? Perché se non sopravvivi ne prendi 3, che cazzo sì, ne esatto. Fai? No, se muori, tra virgolette, vai a zero, svieni. Ah, ok. Il master non ti fa morire. I punti esperienza vengono decisi dal master arbitrariamente, quindi... Ah, quindi io il 3 l'hai deciso tu? Sì. Sì, no, di base mi sa che sono questi uno. Questi li usi per quelle, ma ti devo portare un po' di bustine perché secondo me queste conviene mettere nelle bustine. Eh sì, ci ho pensato anch'io. Se hai bustine, portale. Sì. Se volete regalarci delle bustine, che con questo gioco ne serviranno 1,5 milioni, a noi fa piacere. Potete fare una donazione a Fumble. Per fare una donazione a Fumble andate su fumblegdr.it. Non perde occasione. E fate una donazione. Oppure... potete venire di persona a Fumble a giocare una volta e portarci i soldi direttamente, oppure potete venire martedì prossimo il 19 alla Forgia degli Eroi di Milano e io sarò lì come Fumble a far giocare o a Gattai o a Feng Shui a seconda di quello che mi chiederete di giocare. E se qualcuno venisse e volesse giocare a Warhammer? S'attacca perché non me lo porto indietro dato che è uno scatolone, no, che è più grosso di casa mia. Però io forse ci sarò per giocare a Gattai. Mentre Feng Shui in caso guardo. In ogni caso sappiate che dato che è il Talk Like Parade Day, gli shot di room saranno a 1 euro, quindi andatevene sì. Almeno sbronzi se e non se potete fare altro. Se venite vestiti da pirata, Claudio? No, se venite vestiti da pirata vi costano di meno anche gli hamburger. Non sto scherzando. Minchia, ci vengono. Allora, quanto costano gli hamburger? 9 euro mi pare, ma se guardate sull'evento che abbiamo condiviso su Fumble ci sono le cose scritte bene perché la memoria facilecca. Andate a vedere su Fumble. E a proposito, a breve andate tanto a vedere le puntate di Com'è quel gioco se vi piacciono i giochi da tavolo, perché tra poco ce n'è un'altra. E poi adesso dovrebbe uscire anche qualcosa che con i dadi mi ricorda molto questo gioco. Non solo, è giocato dai 3 presenti qua. Vero. E tra l'altro i dadi sono praticamente uguali, fai le sottrazioni, sono i successi e i fallimenti. Gran gioco.
Quindi buonanotte e ci vediamo, sentiamo giovedì. A giovedì con un'altra puntata di Warhammer. Alla prossima. Martelli da guerra, spacchiamo tutto.